Buonasera e grazie a voi per la presenza qui a questo convegno. È un altro convegno della Caritas, un altro momento per riflettere, per meditare, per allargare l'orizzonte della conoscenza e aprire nel nostro cuore e nella nostra mente altre prospettive di vita. Questa sera al centro della nostra attenzione ci sarà un tema, la vita nella sua fase meravigliosa, che è lo sviluppo all'interno del grembo materno. Soprattutto ci incontriamo con un uomo di scienza, il professor Noia, per fare verità sulla persona umana, la sua dignità e sacralità in uno stadio di vita indifesa e in una presenza talvolta di patologie definite incompatibili con la vita. Che fare, per esempio, quando ad una mamma viene comunicata una diagnosi terribile? Signora, lei attende un feto terminale. All'interno della dimensione informazione vogliamo anche pensare bene sulla scienza, pensare alla dimensione che il bambino nel grembo materno, quando è ammalato, è un paziente. Una strisciante cultura definita dello scarto vuole che i bambini malati nel grembo siano eliminati in nome dell'efficienza e, ahimè, talvolta anche della carità. Eppure c'è un mistero sempre antico e nuovo all'interno della relazione mamma-bambino nel grembo. La scienza, ci dirà il professor Noia questa sera, fa passi da giganti. Verso dove? Signora, possiamo risolvere tutto in 20 minuti, a volte alle donne viene detto. Eppure ciò che è incompatibile per la vita, secondo un modello efficientistico e utilitaristico di tecnica scientifica, ebbene ciò che è incompatibile per la vita non è incompatibile con l'amore. La Quercia Millenaria, l'associazione qui presente oggi, ce lo testimonierà. Con queste premesse apriamo questa serata. Passo la parola al vicario Don Antonio Di Lorenzo, il vicario generale di questa diocesi. Prima di me doveva parlare e dare il saluto il sindaco. È morta la mamma. Domani faranno i funerali, mandiamo un pensiero. Secondo saluto sarebbe stato il mio e dire benvenuti, buonasera. È così semplice farlo. Ma vorrei aggiungere due o tre flash, perché dire buonasera, benvenuti, ciao, come stai? Non è la fine del mondo, è facilissimo. Quando si parla di bioetica, certo, io mi fermo sulla parola, etica della vita, dal suo nascere, ma fino a tutto il suo sviluppo. Sempre la vita è unica, irripetibile, originale. Noi siamo fatti, creati, è la visione che abbiamo della Chiesa. Chi parla non è vicario generale, è un prete che vive queste realtà da molti anni. Lo dice con un linguaggio, io dico, simpatico ed empatico, perché mi devo mettere nei panni di chi ha il problema. Devo capirne, in un rapporto interpersonale, quali sono veramente le problematiche che si pongono. La vita. E che cosa c'è di più dignitoso, di più alto, di unico? È dono di Dio. Seconda parola, per me interessa l'etica. Ma l'etica non è soltanto la somma di tante dottrine che si ripetono, si studiano e soprattutto anche si commentano. No, è un modo di vivere, un modo di comportarsi, un modo di agire. L'etica è la base della vita, ma deve avere un fondamento. Noi lo diciamo senza vergognarci. Il fondamento qual è? Diciamo Dio. Se Dio è fondamento dell'etica, allora anche il nostro comportamento umano non soltanto si deve mettere in relazione con le 10 parole, ma deve coniugarsi questo termine in tutti gli atteggiamenti e i comportamenti della nostra vita. Certo, non è molto semplice poter dire che quando noi apprendiamo dal Vangelo e soprattutto viviamo, ci accorgiamo che, creata l'immagine di Dio, chi segue Dio diventa più uomo, non meno uomo. Allora il rapporto scienza-fede, allora il rapporto anche ragione-fede non sono in contrasto tra di loro. Se mettono al centro l'uomo, devono porre come fine, mai come mezzo. Fine l'uomo, la sua dignità. Ed ecco perché questo flash a me cosa fa pensare? Fa pensare che la fede senza la ragione è monca, la ragione senza la fede è cieca.
in tutti gli aspetti, specialmente nei comportamenti umani. E poi in modo particolare, l'altra parola, responsabilità. Ci vuole un'etica della responsabilità. Mica devo fare il discorso di Jonas, ma certo devo dire che la parola responsabilità è una risposta che io personalmente do nei comportamenti, negli atteggiamenti e nelle scelte di vita a questa etica. Si dice, l'ho letto la settimana scorsa, che il pavimento etico è crollato. Quando crolla il pavimento etico, si è detto anche che tutto l'edificio su cui si basa la società umana crolla. Allora, ecco la terza parola, la coscienza. Ma chi educa? Cos'è la coscienza? Letteralmente significa sono consapevole di, cum scio. E se sono consapevole vuol dire che anche psicologicamente mi tengo d'occhio in tutto quello che faccio, in tutto quello che dico. Però ci vuole la formazione di una coscienza che sia soprattutto una coscienza retta, certa, vera e poi anche in modo particolare netta. E chiudo con la battuta di Dante. Quando si incontra con Virgilio si accorge la nettezza dello spirito di Virgilio. Ecco perché i due sono i due educatori dell'umanità, del mondo classico, del mondo antico e anche della società contemporanea. Dice così una coscienza, ma bisogna curarla, ho detto quattro aggettivi per me importantissimi, quindi retta, certa, vera, netta, o dignitosa coscienza e netta di te scienziato, di te mamma che porti in grembo un figlio, di te operatore in ogni campo, o dignitosa coscienza e netta, come te piccio il fallo amaro morso. Vuol dire che chi ha una coscienza sa rimproverarsi le piccole cose. Rischiamo nella nostra società, dove prevale il relativismo e la dittatura della relatività e dell'indifferenza, che tutto il nostro comportamento può ammettere tutto e può diventare la coscienza uno scolapasta o un colabrodo. Tutto passa. Chi è cristiano non fa passare niente, perché rispetta la propria dignità come rispetta la dignità degli altri. Buon ascolto. In rappresentanza dell'amministrazione comunale, vista l'assenza per cause di forza maggiore del sindaco, è presente il vice sindaco Pino Valente. Buonasera, buonasera a tutti, un ringraziamento di cuore a tutti i partecipanti a questo convegno così interessante, così profondo, con un tema che non può lasciarci freddi, insensibili, quindi già il titolo è un pugno nello stomaco per tutti quanti noi che abbiamo a cuore i nostri piccoli, l'infanzia e quindi in un momento così dove si viene messo tutto in discussione, quindi parlare di questi argomenti è assolutamente indispensabile e la platea così forte interessata vuol dire testimonianza che il tema è stato accolto bene dalla nostra collettività, ma non ne avevamo dubbi. Come amministrazione comunale, quindi, ringraziamento per la grande attività che si sta svolgendo con la Caritas, con tutti i partecipanti a questi incontri che stanno sicuramente formando uno spirito critico importante nella nostra città, nelle nostre popolazioni. Io sono curioso di ascoltare questi argomenti e questi illustri relatori proprio perché l'argomento è particolarmente delicato e anch'io come genitore quindi sono particolarmente attento a queste problematiche, quindi grazie di cuore per la grande sensibilità e nel riuscire sempre a trovare spunti di riflessione importanti. Sono certo che quando usciremo da questa sala dopo il convegno sicuramente tutti quanti noi avremo qualche spunto di riflessione in più e questa è la cosa importante nei convegni, quando dopo l'incontro riusciamo a pensare e a metabolizzare quello che ci è stato offerto dai relatori. Complimenti poi per l'alta qualità degli intervenuti, proprio perché un argomento così sensibile ha bisogno di persone che hanno competenze specifiche. Quindi grazie di cuore per quello che fate, il saluto
e da parte del sindaco, già l'ha detto il nostro Alessandro, un momento difficile per il nostro sindaco, siamo vicini a lui, quindi anche un applauso per il nostro sindaco che ha un momento, c'è stato un lutto in famiglia, quindi siamo tutti vicini a lui. Grazie e buon proseguimento, grazie. Alla mia destra Luigi Cuonzo, che è direttore della Caritas diocesana, che insieme al suo staff ha ideato il progetto socioculturale I Giorni dell'Ozium, e questo convegno si inserisce proprio all'interno di questo progetto. Due parole su questo progetto, Luigi. Intanto, prima di tutto, mi unisco pure io con la vicinanza al nostro sindaco per la perdita della mamma, una vicinanza affettiva anche di stima. E poi dico subito grazie all'amministrazione comunale, nella presenza della persona del vice sindaco, perché comunque ha in qualche modo sposato questo progetto socioculturale, dando pieno appoggio, anche pieno patrocinio, perché sono temi che comunque e mi introduco nel progetto socioculturale, mi introduco appunto perché la Caritas, già come spesso abbiamo ripetuto, perché la Caritas ha deciso così insieme, una riflessione collegiale con il nostro arcivescovo, con il nostro vicario generale Monsignor Antonio Di Lorenzo e anche il vicario pastorale. Perché? Perché abbiamo visto intanto che la Caritas, come spesso ripeto, non è un bancomat dei servizi, ma la Caritas affronta, cerca di incontrare la persona nella sua interezza, nella sua pienezza. E questo tema, tra l'altro devo anche ringraziare Alessandro, perché è una cosa che abbiamo condiviso assieme, mi sembra che già dall'anno scorso volevamo fare qualcosa, poi i tempi non sono stati, diciamo, i tempi giusti, e questi temi noi li incontriamo, tutti quelli del progetto socioculturale li incontriamo nel nostro centro di ascolto. I temi della sofferenza, del dolore, della malattia, temi anche legati alla sfera della famiglia. E quindi abbiamo deciso che dobbiamo uscire fuori, perché è necessario un cambiamento socioculturale per affrontare in senso critico, come diceva il vice sindaco, temi sociali e temi quotidiani che tutti, chi prima o dopo, siamo chiamati ad affrontare, ad analizzare. Il progetto questa sera, questo progetto si conclude, almeno per quest'anno, e si conclude veramente in modo bello e prezioso, e si conclude almeno per quest'anno, poi ricominceremo con 2015. Abbiamo iniziato con delle giornate dedicate a Madre Teresa, abbiamo inaugurato questo percorso socioculturale con delle giornate dedicate a Madre Teresa, e professor Noi, ho saputo che in qualche modo innamorati di Madre Teresa, quindi stiamo dentro lo stesso cammino. Quindi è un cammino condiviso, un cammino anche impegnativo, ma che grazie al cielo e grazie soprattutto all'impegno della nostra arcidiocesi possiamo vivere assieme. Grazie ancora della vostra presenza e grazie anche agli ospiti. Alla mia sinistra il pastore di questa diocesi, l'arcivescovo Monsignore Emidio Cipollone. Eccellenza, la voce della Chiesa in difesa degli ultimi, soprattutto della vita nascente. Buonasera, benvenuti a partecipare a questo momento di formazione che sempre con gioia ci offriamo vicendevolmente. Vorrei iniziare dandovi due citazioni. La prima dal Concilio Vaticano II, in cui si dice che l'uomo è l'unico essere che Dio ha creato per se stesso. Quindi l'uomo non è uno strumento, ma è il fine della creazione di Dio.
E un'altra citazione di un filosofo molto famoso e spesso odiato da chi lo deve studiare al liceo, che si chiama Kant, il quale diceva: il cielo stellato sopra di me e la coscienza dentro di me, che poi mi porta a non fare mai nulla per usare l'uomo come uno strumento, ma tenere l'uomo sempre come fine delle mie azioni. Agisci sempre in modo tale che l'uomo sia sempre il fine della tua azione, mai uno strumento per raggiungere un fine. Potremmo dire una parola della fede e una parola della scienza, una parola della laicità. Qual è la differenza fra le due? Sostanzialmente nessuna. Hanno tutte e due a cuore l'uomo con la sua dignità. Hanno tutte e due a cuore l'uomo e vogliono che l'uomo raggiunga la sua pienezza. Ma qual è il modo migliore per servire l'uomo? Qual è il modo migliore per permettergli di raggiungere la sua pienezza? Volergli bene. Il servizio più grande che si può fare all'uomo è amarlo. E naturalmente l'uomo è l'uomo, dal momento del concepimento fino al momento della nascita, della morte naturale, senza dimenticare la quotidianità della sua vita, costellata da picchi importanti, ora nella gioia e purtroppo ora anche nella sofferenza, nella malattia, appunto nella morte. L'uomo va amato sempre, va amato comunque. Non dobbiamo lasciarci impressionare dalla età che questo uomo ha, non dobbiamo lasciarci impressionare dalla voce più o meno robusta che questo uomo può avere, quindi o sia un sussurro o sia un grido, per richiamare anche il titolo di questo convegno, non ci dobbiamo lasciare impressionare, è sempre l'uomo il soggetto ed è sempre l'uomo che va amato. O è su un palco per fare un concerto rock, o su un campo sportivo per giocare, o in un laboratorio per ricercare qualcosa che potrà essere utilissimo alla scienza e quindi al mondo di domani, o disteso in un letto di ospedale, o nel grembo di una mamma, l'uomo è sempre l'uomo. Non dobbiamo lasciarci impressionare dalla diversità della sua età. Non dobbiamo lasciarci impressionare in un mondo che è in un qualche modo centrato sull'immagine, sulla necessità del vedere e del toccare, sul fatto che alcune cose le vediamo e altre cose invece ci sono nascoste. Come diceva la volpe al piccolo principe, voi permettetemi sempre il ricordo di questo piccolo romanzetto che a me piace tanto, l'essenziale è invisibile agli occhi, quindi dobbiamo essere sempre capaci di guardare al di là, di andare oltre. Certo, se ci si ammala un figlio a 10 anni faremmo di tutto per poterlo guarire, e se non ci riusciamo sicuramente saremmo al suo fianco fino all'ultimo istante. Se ci si ammala un papà, una mamma, una persona a cui vogliamo bene, fosse anche anziano, ci arrabbiamo, no? Che ad esempio non ci siano tutte le risposte di cui abbiamo bisogno e che il nostro cuore ci chiede. Vedete questo fatto che sta succedendo per il vaccino, no? Deve aiutarci a riflettere. Sono morte, ci dicono, forse 20 persone in modo particolare, strano, qualcuna anche nel nostro territorio. Qualcuno aveva 92 anni, no? Quindi cosa c'è di strano una persona malata di 92 anni che possa morire? Però quando muore tu devi cercare la motivazione, ti agganci a tutto e allora vai a recuperare la siringa nel sacchetto della spazzatura differenziata, perché vediamo un po' se la colpa non è del vaccino. Cioè non ci si arrende a un uomo, a una donna, a una persona, no? Quando è davanti a noi, quando la vediamo, quando la tocchiamo, quando lei ci può vedere e ci può toccare. Non dobbiamo fermarci di fronte a chi non ci vede, non ci può toccare, ma c'è. Dobbiamo diventare testimoni della cultura della vita, dobbiamo diventare davvero il popolo della vita, come diceva San Giovanni Paolo II, e dobbiamo stare attenti a fare in modo che, come diceva lui, i delitti non diventino diritti. Il primo diritto è quello ad essere amati, a vivere. E la prima sofferenza che possiamo infondere a una persona è quella di farla morire.
anche se a volte con pietà, per compassione, come veniva detto anche precedentemente. Quindi, casomai, per evitargli sofferenze future, gli diamo la più grande subito, senza renderci conto che poi quella sofferenza inferta, ma credo che su questa il professor Noia avrà da dirci cose importanti, non fa male soltanto alla persona che la riceve, ma anche a chi la dà. Il mondo è pieno di depressioni, di sindrome post-abortive e quant'altro. Quindi il mio invito è l'invito della Chiesa a diventare sempre di più, nel nome di Dio, ma anche nel nome della ragione, nel nome della fede, ma anche nel nome della scienza e della laicità, popolo della vita, popolo che ama la vita, popolo che difende la vita sempre e comunque. Questo credo sia il vero segno di civiltà di un popolo, contro la cultura della morte che ci circonda, contro la cultura dell'efficientismo che oggi se la prende con i bambini, casomai che sono con una nascita a termine quasi immediato, ma domani se la potrà prendere anche con altre persone se non rispondono a certi target, se non rispondono a certe idee che chi propone le cose potrebbe avere in mente. Quindi sì, a diventare un popolo che fa della cultura della vita un suo punto forte, un popolo della vita appunto, no ad essere persone che portano avanti la cultura della morte, popolo che avanza, diciamo così, nella notte. Noi vogliamo essere il popolo del giorno, il popolo dell'aurora, vogliamo essere coloro che annunciano la bella notizia. L'uomo è l'essere che Dio ha creato per se stesso, l'uomo immagine e somiglianza di Dio, che ha una sua dignità, che sempre deve essere il punto di arrivo, il fine delle nostre azioni, ma il mezzo, merita di essere amato, merita di essere difeso. Buon incontro a tutti, anch'io ascolto volentieri testimonianze e competenze delle persone che sono venute qui stasera con noi. Grazie Eccellenza per queste parole di incoraggiamento e di speranza che ci stimolano anche ad impegnarci fattivamente nei luoghi che frequentiamo. Adesso la parola, ecco, proprio a lei, professor Noia, che è responsabile del Centro di Diagnosi e Terapia Fetale del Policlinico Gemelli di Roma. Allora, grazie. Vi chiedo scusa. Benvenuto, don Emilio. Vi chiedo scusa. In genere c'è una voce un po' più battagliera, però questa sera mi dovrete sopportare. Innanzitutto ringrazio Dio che mi ha permesso, attraverso questo invito, a venire in questa terra benedetta. Benedetta, sì. Perché qui è avvenuto una cosa straordinaria. Cioè è avvenuto un miracolo eucaristico. Cioè è avvenuto qualcosa di veramente straordinario. Io ho visto la documentazione scientifica che per qualsiasi uomo di scienza dovrebbe veramente, io proporrei un pellegrinaggio a lanciare tutti gli uomini di scienza, non per convertirsi, ma per usare le ragioni della ragione, affinché attraverso questa evidenza di un Dio che si fa vedere e che timbra con un bollo di evidenza incredibile, come un pezzo di ostia diventi carne e si può vedere microscopicamente che è carne e che il sangue è AB positivo. Ecco, io inviterei tutti gli uomini di scienza a venire qui per riflettere il dono, un talento. Talenti sono le occasioni di bene che Dio ci dà, come questa che ci ha fornito stasera, a me per primo, ma anche a tutti voi. Secondo punto è il concetto della Caritas. Quello che diremo stasera è un sussurro, ma è anche un grido d'amore. La Caritas, Caritas Christi urget nos. Ma perché facciamo queste cose? Per amore a quel Dio che si è fatto uomo e che ci dà queste dimostrazioni. Il terzo
a un mio amico francescano qui presente che ho rivisto con grande gioia, in questo spirito prenatalizio rifletteremo sempre sull'amore di Dio per noi. E così ho finito la relazione, perché la voce sta andando via. Sono anche presidente dell'Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici, che è stata riconosciuta quest'anno dalla diocesi di Palestrina, e quindi è un ulteriore impegno che abbiamo cercato di fare, non per fare un fondamentalismo etico, ma perché vogliamo confrontarci con credenti e non credenti sulle evidenze. Come il miracolo eucaristico, magari venissero tutti gli scienziati del mondo qui. Io chiederò aiuto a Carlo, perché la voce ovviamente sta andando via, se alcuni pezzi me li legge lui. Questa è appunto, siamo nati 5 anni fa, abbiamo fatto delle scuole itineranti, abbiamo i nostri patroni, San Giuseppe Moscati, Santa Gianna Brettamolla, siamo stati riconosciuti il 27 luglio, qui è sbagliato, abbiamo voluto questa data perché è la promulgazione della enciclica Umane Vite. Carlo, a te. Il nostro tempo ci fa constatare quotidianamente una forma di schizofrenia culturale, dove accanto a proclami di diverso tipo sulla difesa della dignità degli esseri umani e delle figure più deboli sul piano psicosociale, troviamo altrettanti proclami e battaglie in favore della libertà incondizionata e individuale di ogni scelta, spesso accompagnata da un'assoluta indifferenza dinanzi alla vita debole e alla sua sacralità. In un periodo storico della società italiana e della cultura prenatale in genere, in cui il valore vita in tutte le sue espressioni viene fortemente colpito, proporre un linguaggio culturale basato sulle ragioni della ragione scientifica e sulle ragioni della ragione filosofica, giuridica, antropologica, significa proporre un linguaggio di riflessione sulla dignità della persona umana, accettabile da credenti e non credenti, perché fondato sull'evidenza. La grande emergenza culturale ed educativa quindi si pone come obiettivo il passaggio che porti le coscienze dal livello informazione, spesso superficiale, a livello conoscenza, con metodologie rigorose e scientificamente corrette. Non dobbiamo aver paura di Galileo e della scienza, ma dobbiamo aver paura di come viene usata la scienza. Ecco perché è la forza della verità sulla persona umana la grande sfida culturale da affrontare, non per agitare un vessillo di vittoria o di supremazia ideologica, ma per fare un servizio di chiarificazione del pensiero e di promozione del discernimento, non per alzare muri o steccati di incomprensione, ma per costruire ponti di condivisione con la finalità di essere più consapevoli, più liberi e riappropriarci così del vero significato di umanità. Se vuoi trovare la sorgente devi andare controcorrente. Chi è che l'ha detto? Lo sapete? San Giovanni Paolo II. Lui era un montanaro, quindi sapeva che risalendo all'incontrario avrebbe... Qual è la sorgente? La sorgente è la preziosità della vita umana. E questa ce la contempliamo con un video che dura 3 minuti, perché in questo video potremo capire il dono inestimabile di cui ci ha donato il Creatore, la nostra vita, l'esistenza. Ognuno di noi è un cosmo incredibile di bellezza e di meraviglia. Come si fa a non contemplare questo? La scienza ci aiuta in questo video che è la simbiosi materno-fetale. L'audio funziona? Mi dai l'audio? Non c'era l'amico Angelo? Non si sente. Angelo? Non c'è. E dal computer non si sente. Questa è la tuba e il gamete femminile, circondato da un alone, l'ovulazione.
Questo è il gamete femminile circondato da questa sostanza piena di zuccheri, proteine, viene captato dalla tuba e attraverso le pieghe procede verso una relazione con l'aiuto delle microciglia, la prima relazione biologica, che è quella con gli spermatozoi, che depositati dopo un rapporto nelle vie genitali risalgono velocemente per incontrare il gamete femminile. E grazie all'aiuto che il gamete femminile dà agli spermatozoi che lui può entrare, se no non potrebbe entrare. Come al solito, le donne aiutano gli uomini. Produce una proteina, la ZP3, il progesterone, e grazie a questi due componenti femminili lo spermatozoo entra. Questo è il sussurro di vita, ma anche un grande grido d'amore che ognuno di noi ha gridato al Signore quando è stato concepito, consciamente o inconsciamente. L'abbiamo fatto quando siamo stati chiamati all'esistenza e lo facciamo nella nostra vita. Dopo cinque caratteristiche condividono il protagonismo biologico dell'embrione. La prima è la identità umana, 46 cromosomi, 23 materni, 23 paterni. La seconda, l'assemblaggio in maniera unica e ripetibile. Ognuno di noi è un fatto unico e ripetibile. La terza, siamo vissuti 8 giorni senza ossigeno, incredibile, eppure l'abbiamo fatto tutti, senza avere fonti ossigenative. La quarta, abbiamo diretto noi il prodotto, il programma genomico, con questi 3 foglietti, ectoderma, mesoderma, endoderma, che sono andati a formare. E poi la quinta è la più bella, abbiamo parlato con nostra madre, non con un linguaggio verbale, con un linguaggio ormonale, biologico, immunologico. Abbiamo detto: io ci sono, mamma, dimmi dove devo impiantarmi, stiamo cercando, pur non avendo fattezze umane, il relazione biologica per trovare il posto migliore. Con un paradosso biologico, dice Bischoff, perché abbiamo il 50% di patrimonio genetico di nostro padre. Anche chi non è medico sa che dovremmo essere rigettati, e invece nostra madre ci riconosce: vieni figlio mio. E inizia la sinfonia della vita, dice il British Medical Journal. Si formano gli organi, lo sviluppo dei sensi, si sviluppa una simbiosi, che altro che sussurri e grida, sono vere e proprie sinfonie musicali tra il figlio e la madre. La madre manda nutrizione, ossigeno, e il figlio manda cellule staminali che vanno a guarire le malattie della mamma. Si sviluppa il neurocomportamento, uno psichismo fetale vero e proprio. La letteratura ce lo dice, e siamo noi, embrioni, bambini non nati, a decidere il momento più opportuno in cui venire al mondo. Questo ci fa l'occhietto perché è d'accordo con noi. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Pensate, Dio. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Lo diceva Sant'Ireneo. Però l'uomo vivente, l'embrione, è anche segno di contraddizione. Nel campo prenatale l'ecografia ostetica è il modo migliore per terrorizzare una donna gravida. Oggi è così. Guardate questa autrice statunitense, Melinda Tucker Race, dice che in questo libro denuncia il modo eugenistico con cui i medici statunitensi, i ginecologi, fanno pressione sulle donne per poter abortire quando c'è una malformazione. E dinanzi alla malformazione c'è un'etica quasi sociale in alcuni ambienti, in alcune lobby, dove la vita del bambino malformato è figlia di una cultura dello scarto, dice Papa Francesco, no? È una vita inutile, una vita sbagliata. E noi molto spesso da tanti anni diciamo: se quello è
l'evoluzione, il frutto di un amore fra due persone. Come ti permetti e qual è la tua autorità per dire che quella vita è inutile? È come se dicessi a quella coppia: il vostro amore è inutile. Chi ha questa autorità? Nessuno. È un amore utilissimo per quella coppia. E quindi viene invocato quasi come etica sociale l'aborto selettivo. E che sia vero, lo vediamo dai dati della legge 94, in 31 anni è aumentata dallo 0,5 al 3,8%. Ma basta solo fare un flash su quelle che sono le problematiche dell'interruzione di gravidanza, che sarebbero tantissime e mi occuperebbero tutta la relazione. Non voglio parlare di morte, voglio parlare di vita, voglio parlare di speranza, voglio parlare di come la scienza propone la speranza. Però questi sono dati che bisogna un attimo riflettere. Un lavoro di Gisler, che ormai ha quasi 20 anni, dice che il tasso di suicidi è circa 7 volte maggiore in popolazioni che fanno l'interruzione volontaria rispetto ai suicidi associati al parto. E questo istituto molto neutro, molto laico, dice che l'Elliott Institute for Social Sciences Research 10 anni fa pubblicava questi dati. Le conseguenze sulla salute mentale dopo aborto volontario. Il 90% di queste donne soffre di danni psichici nella stima di sé. Il 50% inizia o aumenta il consumo di bevande alcoliche e o quello di droga. Il 60% è soggetto a idee di suicidio. Il 28% ammette di aver persino provato fisicamente a suicidarsi. Il 20% soffre gravemente di sintomi del tipo stress post-traumatico. Il 50% soffre dello stesso in modo meno grave. Il 52% soffre di risentimento e persino di odio verso quelle persone che le hanno spinte a compiere l'aborto. Qual è la risposta che abbiamo cercato di dare in questi 30 anni? È quello di fare una diagnosi prenatale non demonizzando la diagnosi prenatale. Come la ruota. La ruota ha rappresentato un enorme sviluppo nel corso dei secoli per la crescita dei commerci, no? Però la ruota è stata usata anche come ruota della tortura. Il nucleare è stato usato per uccidere, però se è usato bene è fonte. Quindi ogni forma di conoscenza, come dice San Paolo, tenete ciò che è buono. Allora, sulla scia di un grande, veramente di un sant'uomo, il direttore di genetica, professor Angelo Serra, che ha portato la diagnosi prenatale al Gemelli, abbiamo fondato l'uso di questa scienza prenatale con una finalità non di vedere per uccidere, ma di vedere per curare. Stessa conoscenza, la ruota, il nucleare, la diagnosi prenatale, usate in maniera differente. Il coltello non per uccidere, ma per rompere, spezzare il pane della solidarietà, della condivisione, della medicina fatta fianco a fianco, come ci sforziamo di fare da sempre, per aiutare le persone nella consapevolezza che il dono di Dio è dono di Dio. Voi avete una grande responsabilità qui a Lanciano. Avete avuto un grandissimo dono di Dio. Io penso che Dio vi chiederà conto di come avete utilizzato questo dono per la vostra vita. Perché è troppo grande questo fatto, ce l'avete in casa. Noi abbiamo cercato di dare dei principi della diagnosi prenatale che sono... Le tecniche vanno fatte secondo un'indicazione, devono avere un rischio eticamente accettabile, devono avere la doppia valenza diagnostica e terapeutica e negli ultimi 10 anni possono essere utilizzati per fare la palliazione al feto. Voi sapete che le cure palliative si fanno nei malati di cancro terminali. Bene, noi ci confrontiamo con bambini terminali. Alcune volte non possiamo curarli definitivamente, ma possiamo proporre di fare dei drenaggi che evitano di soffrire e possono arrivare al loro exitus, amati dai genitori, accompagnati dalla scienza prenatale, per alleviare il loro exitus. Il feto quindi è un paziente. E quanti modi abbiamo di curarlo prenatalmente? Beh, ci sono 3 modi principali. Quello di dare sostanze per via trasplacentare, oppure di fare delle tecniche ecoguidate che vanno dentro il corpo del bambino, quando è possibile fanno anche delle anestesie, delle analgesie, oppure la
terapia chirurgica fetale open, cioè quella proprio dove si apre l'utero, non la facciamo oggi, ma la fanno nel mondo, noi l'abbiamo fatto solo nell'animale sperimentale, e vi faccio vedere un esempio di questo tipo di terapia. Quello che vedete letto mi è stato detto direttamente dal collega Joy Bruno, che ha operato questo bambino. Anna Arendt dice: gli esseri umani, anche se devono morire, non nascono per morire, nascono per incominciare. Pensate che cosa grande. Il Signore si inchina dinanzi alla gloria vivente, lo chiama Sant'Ireneo. Dio è veramente, è mostruosamente umile, è mostruosamente, brutta sta parola, mostruosamente umile, però è per dire proprio, ecco. Questi sono i principi ispiratori della diagnosi e terapia. Vi ho detto ultimamente la possibilità di fare analgesia e palliazione. Come ci muoviamo noi dinanzi a una donna e una coppia che viene da noi, come è venuta Sabrina e Carlo 10 anni fa, che erano privi di speranza? Allora, noi abbiamo vari elementi di collegamento col territorio. Se uno chiama, c'è il telefono rosso 06 305 0077, chi lo vuole poi glielo ripeto. Se c'è qualcuno che ha bisogno di chiamare per sapere se c'è un problema, ha preso un farmaco, ha fatto una radiazione, ha preso una malattia infettiva, per telefono noi tranquillizziamo 6.000 chiamate ogni anno, il 90% di queste donne, per cui tanti bambini vengono salvati dall'interruzione. In che modo? Dicendole l'aborto è un delitto? No, col nostro specifico scientifico gli spieghiamo che il loro rischio non è risibile, è compatibile, non è amplificato, e quindi li tranquillizziamo e vanno avanti. Se non basta, le facciamo venire al The Hospital,
che io dirigo da tanti anni, e facciamo la terapia educazionale, cioè li informiamo face to face, faccia a faccia. Questo è un momento importante, perché i ginecologi del Nord Europa hanno, è stato chiesto, che cos'è peggio per lei, avere un handicap o morire? E i ginecologi nell'82% hanno detto è peggio avere un handicap che morire. Per cui quando fanno le consulenze, cosa diranno questi ginecologi alle donne? Diranno che è meglio morire che avere un handicap. Invece qui viene data con elementi scientifici una serie di tranquillità. Facciamo delle tecniche invasive e non invasive, come quello che sono più proprie, con un rischio fetale basso rischio beneficio, cioè basso rischio alto beneficio, e se non basta le ospedalizziamo. I quattro livelli quindi sono la prevenzione, la consulenza, l'informazione, le terapie fetoneonatali e quello che abbiamo sviluppato negli ultimi 15 anni, l'accompagnamento. E con questa idea che noi siamo andati avanti, ed è sorto anche l'ospice per Natale con l'associazione della Quercia Millenaria, che sta dando, grazie a Dio, bellissimi frutti, perché tanta gente quando c'ha un feto terminale sente solo sentenze, non sente diagnosi, non sente figli. Dice, ma che senso ha portare avanti un bambino che poi deve morire? Anche nel mondo cattolico dice, ma che senso? Tanto deve morire. Ma innanzitutto lo decide Dio quando deve morire. Secondo, aiutando quella coppia ad accompagnare il loro figlio come se fosse malato, noi continuiamo la loro progettualità genitoriale. Terzo, possiamo aiutarlo a non sentire dolore. Quarto, tutto un mondo gira intorno al bambino terminale. Si generano energie di solidarietà, di condivisione. La missione di questi bambini, che sembra apparentemente zero, è 1000, è 2000, è 1 milione. Madre Teresa, quando ha dato mezz'ora di vita al primo bambino, e ritorniamo al tema di questo corso, è uscita, ha trovato un moribondo che puzzava, smelling, ha un cattivo odore. L'ha pulito, l'ha lavato, gli ha dato mezz'ora di vita, non è che ha fatto vivere, l'ha guarito. Quello ha detto, sono vissuto come un cane, muoio come un angelo, grazie, ed è morto. Mezz'ora di vita, mezz'ora d'amore. Mezz'ora d'amore, altro che grido d'amore, è una sinfonia d'amore dare mezz'ora di vita e di condivisione. È come rispettare il disegno di Dio, quel Dio così umile che si fa carne e si fa vedere da noi. E questi sono i significati, le cose su cui basiamo il nostro modo di operare. La medicina condivisa non è uno sfoggio di un'autorità accademica, scientifica, ma sposta un accento. Informazione diventa conoscenza, conoscenza diventa sapere, consapevolezza, il sapere diventa sapere, assaporare, assaporare, avere il sapore di fare un servizio al più povero tra i poveri, dice Madre Teresa. E io mi sono permesso, vicino a questo gigante di santità, dico, quando il bambino non è nato il più povero tra i poveri, ma poi si è malformato, è ancora più povero, se terminale è il massimo della povertà, e come ha fatto lei, noi ci sforziamo di dare il massimo dell'amore. Testimonianza e scienza insieme cercano di dare questo. Questa è una cosa che non l'avremmo potuta fare da soli, se non ci fosse stato il dito di Dio nella nostra vita. Noi gli abbiamo prestato una piccola unghia, e Madre Teresa, citando lei, metti la tua goccia e arriverà all'oceano di Dio. Io sono una matita, ma senza questa matita che siamo tutti noi, Dio non può scrivere nel libro della vita. Ma pensate, la filosofia delle piccole cose. Noi non siamo nessuno, però, diceva Padre Pio, anche una pulce animata dall'amore per il Signore fa cose più grandi di quello che faccio io. Che gli dicevano, padre, ma voi fate cose... Ma anche una pulce, quindi non dobbiamo avere la frustrazione che siamo pulci. Noi siamo meno che pulci. Una volta a mio padre spirituale gli ho detto, Don Giuseppe mi fa, ma tu chi ti credi di essere? Dico, mo gli do una risposta che, guarda, teologicamente lo distruggo, ma scherzando, no? Era un santuomo, quindi
lui mi ha distrutto con l'amore. Io che allora a un certo punto dico: niente, don Giuseppe, tu devi rispondere meno che niente. Caspita, m'ha fregato un'altra volta, porca. Pensavo di essere umile, lui ha detto, meno che niente. Ecco, questa è la dimensione. Pensaci prima, durano poche questi video, non vi preoccupate, non vi tedierò, ma non lo trovo più, ma vediamo un po' se riusciamo. Tu lo vedi, video prof? Pensaci prima. No, non c'è. Video prof, ecco, l'ha trovato Sabrina. Primo livello, quello di prevenire, l'abbiamo visto, no? È il livello in cui con la consapevolezza che c'è un dono grande permette di evitare tante problematiche che appunto possono portare poi a gravi problemi che però trovano una cultura che vede la sindrome del feto perfetto, non è scritto da nessuna parte. Ma io 20 anni fa ho usato questo tema, questa espressione, in un lavoro per i consultori di ispirazione cristiana. Sono stato felice e dopo 15 anni Papa Benedetto, una mattina in una allocuzione dei medici, ha detto: si vive oggi la sindrome del feto perfetto, che sarebbe la sindrome della cultura dello scarto. Cioè, se il bambino non è perfetto, via. E una donna su 5, quando trova che il bambino c'ha una labioschisi, voi sapete, la labioschisi può aiutare questo bambino dopo la nascita, si fa un intervento e stanno benissimo. Bene, una donna su 5 abortisce per la labioschisi, il 20%. Consulenza, vediamo alcune consulenze. Pochi anni fa, il cuore sinistro ipoplastico, out, sentenza, via. Oggi, se curati prima della nascita con un dispositivo che va a fare una specie di balloon prenatalmente guidato dall'ecografia, possiamo tenere l'aorta aperta e poi dopo la nascita il bambino fa un intervento. 84% di sopravvivenza. I bambini con idrocefalia, questi erano i candidati all'interruzione. Noi abbiamo iniziato 20 anni fa, 24 anni fa, 20 anni fa, mi sono dimenticato che sono candidato. E dicemmo a Londra che il 71% di questi bambini curato alla nascita aveva un buon follow-up fino a 9 anni. Questi dati sono stati confermati negli ultimi anni, ecco, questi sono dopo 8 anni, quindi nel 98, e poi dopo 10 anni, nel 2008, abbiamo nelle forme di ventricolomegalia lievi, fino a 15 mm di dilatazione, abbiamo il 91% di bambini che a 9 anni stanno bene. Se la dilatazione è maggiore, o l'istruzione è maggiore, quindi abbiamo il 66%. Però quando viene una da noi a dirci questo, gli diamo 66% di speranze che il bambino curato alla nascita abbia un'ottima vita. Non è poco, perché fino a pochi anni fa c'era solo 0% di possibilità. Un bambino su 2, come è avvenuto oggi in The Hospital, è venuta una signora che gli avevano detto che aveva 15 mm di dilatazione, oggi 8 mm, è ritornato indietro. Quindi uno su due può anche tornare indietro. Un altro esempio viene dal fatto che, educando la consapevolezza, molte donne, quando vedono che c'è questo liquido patologico dietro la testa che si chiama igromacistico,
che c'è un'alta prevalenza di alterazioni cromosomiche tipo Down oppure di cardiopatie, fanno il nostro protocollo. Questo abbiamo pubblicato 2 anni fa e sono 207 gravidanze. Abbiamo notato che nel 77% scompare. Stamattina a fare l'amniocentesi c'era una di queste donne che mi ha detto: professore, sono venuto da lei a 12 settimane, c'era un nigromacistico di 9 mm. Stamattina faceva l'amniocentesi, non c'è più. Dico, lei fa parte di quel 77% che è andato indietro. Il 68% di questi bambini sono in braccio alle loro mamme. Ecco, questi sono alcuni casi, bambine bellissime. Questa, vedete, è una... E qui si vede che era un po' più giovane. Vabbè, tutto passa, tutto passa. Qui, vedete, è molto grosso questo igroma. Eppure, questa è una bambina che sta benissimo. E terzo step. Come possiamo curarli? Tanti modi. Vi faccio una carrellata perché non vado, sia per la voce ma anche perché è troppo lungo e poi non voglio togliere spazio a Sabrina e a Carlo. Allora, intralesionale, cisti ovariche. Una bambina con cisti ovariche non è una malformazione, però se la cisti è troppo grossa, si torce sul peduncolo, si rompe il peduncolo, perde l'ovaio e la bambina nasce col 50% in meno di avere figli. Cioè, già alla nascita al 50% c'è un ovaio in meno. Allora, che abbiamo fatto noi in questi anni? Abbiamo pubblicato pure questa esperienza. 22, vedrete qui, ma adesso diventate 28, che man mano la gente torna e viene. Abbiamo pubblicato su una rivista internazionale. Andiamo a dosare tutto quello che c'è dentro la cisti. Vedete, questa è la più grossa, 26, ma sono 28 adesso. 8 centimetri, quasi un terzo dell'addome fetale. Abbiamo fatto l'anestesia alla madre qui, poi abbiamo fatto l'anestesia all'affetto qui. È entrato l'ago, abbiamo aspirato, tutte le bambine hanno tutte e due le ovaie, grazie a Dio stanno bene. Poi vi sono tante forme, se il bambino diciamo perde il liquido da qui, perché si rompono le membrane, noi glielo mettiamo da qui e facciamo un'amnioinfusione. Che significato ha? Dice, tanto se è rotto la membrana lo riperde, sì, ma andando per 6-7 ore beve il liquido, che sarebbe la pipì nostra, noi abbiamo fatto la pipì e l'abbiamo bevuta, tutti l'abbiamo fatto, eh? Qui in questa sala non c'è nessuno che non ha fatto questo. Dice, ma come mai? Perché questa ginnastica è servita ai nostri polmoni per poter respirare alla nascita. Quindi quelli che non hanno liquido non respirano alla nascita. Allora noi gli facciamo l'amnioinfusione diagnostica e terapeutica. Perché la facciamo? Perché fra 17 fine quarto mese, fino al fine del sesto mese, si sviluppano delle strutture nei polmoni. Mettendo il liquido, quello beve e fa sviluppare queste strutture. Ecco. No, ogni 7-10 giorni. Ne facciamo 3-4, già sono importanti per permettere a questi bambini di arrivare a 27-28 settimane e poi li affidiamo ai neonatologi. Questo abbiamo pure, noi ci confrontiamo con la letteratura, vedete, vi faccio questi lavori non per fare uno sfoggio, ma per farvi capire che la scienza, abbiamo seguito i criteri della scienza, quindi non è un fondamentalismo etico. C'è qualcuno che dice, ma queste sono cose cattoliche, no, queste sono cose della scienza. Queste sono tutte casistiche che non è il caso di dire, però sono importanti perché fanno vedere come questo approccio migliora il peso alla nascita, favorisce arrivare a quell'epoca gestazionale in cui il bambino può essere curato. Una volta addirittura abbiamo dimostrato, eccola qui, nel 98, quindi 18 anni fa, che addirittura c'è stata una risoluzione spontanea della rottura delle membrane. Per cui questa donna che ha aspettato suo figlio da 19 anni, quando ha visto che ha rotto le membrane, già è finito. Abbiamo detto, no, facciamo le amnioinfusioni. Ne abbiamo fatte 8, alla nona, a un certo punto abbiamo visto che il liquido non era diminuito. Vai avanti, il bambino è nato a 36 settimane. Oggi abbiamo il 53-54% di sopravvivenza, 20 anni fa zero. Quindi siamo andati avanti. Qualcuno ancora non ci crede, ci dice che noi siamo dei pazzi scatenati, però non siamo tanto pazzi. Primo perché i bambini ce lo dimostrano. Secondo perché seguiamo un consenso in cui informiamo le donne e le mamme di tutto quello che faremo. E anche degli insuccessi che ci possono essere, però non stiamo con le mani in mano, non facciamo l'eutanasia prenatale. Qui sono tutti i dati, Marianna, ecco
eccolo qui un altro video e poi abbiamo finito quei video, non vi spaventate, Questa è una nostra assistita che gli avevano detto che ormai non c'era più nulla da fare questo bambino. No, l'audio non va. Ogni tanto mi sorprendo, un po' ti invento, un po' ti dai. Ogni tanto perdo il filo. Questo l'ha fatto la mamma, l'ha fatto questo video, quindi no, io non ci ho messo bocca, Questo non è vero, amor che tutto hai dato al mondo. Quindi stiamo capendo che altri approcci sono quando magari una donna ha preso delle medicine sbagliate, magari si crea un gozzo nel bambino, vedete qui il lobo sinistro, il lobo destro, abbiamo detto a questa donna che aspettava un figlio da 20 anni, signora, è il terzo caso, se lei vuole mettiamo l'ormone tiroideo dentro con una amniocentesi, fate tutto quello che volete, lo sto aspettando da 20 anni, l'abbiamo messo dentro e dopo 9 giorni è scomparso il gozzo. Ma non è un'opera di prestigio, era scientificamente fondata. Il bambino aveva bloccato la tiroide e aveva fatto il gozzo perché la madre aveva usato dei farmaci sbagliati. E noi gli abbiamo dato la tiroide, lui l'ha bevuta e il gozzo è rientrato. E questi sono i dati di letteratura con cui abbiamo pubblicato questi casi. Alcune volte succede che magari ci sono dei gemelli, uno è più piccolo, uno più grande, ma tutti e due quando c'è questa sindrome muoiono. C'è il 90% di mortalità. Noi abbiamo fatto l'amnioriduzione, cioè abbiamo tolto il liquido in più e così dal 12 siamo arrivati al 42%. Non è la terapia ottimale, perché quella ultima, più recente, gli ultimi 15 anni, è fare un laser,
cioè andare a bruciare quei vasi che comunicano fra le due placente per ridistribuire la quantità di ossigeno ai due feti. Tra un po' lo faremo anche al gemelli. Una volta alcune donne hanno il collo che non tiene, il bambino hanno l'incontinenza cervicale. Allora, fino a 10 anni fa si cercava di prendere il collo per fare un cerchiaggio e chiudere il collo dell'utero. Però andando a cercare il collo è questo qui, vedete, questi due sono i lembi. Questo è il sacchetto che è rimasto in vagina, però ancora non si è rotto. Però andando a prelevarlo si rompeva e i bambini non ce la facevano, che siamo 17, 18, 20 settimane, non ce la fanno, no? Allora abbiamo pensato di mettere la donna con le gambe in aria, proprio quasi in Trendelenburg, e uno da sopra, mentre quello cerca, aspira il liquido in modo tale che la pressione verso il sacchetto diminuisce. Quelli, io ne ho fatti 5, ma altri colleghi, insomma 16 bambini, in questo modo, con l'amnioriduzione, durante il cerchiaggio sono in braccio, e quindi lui fa così... Per trovare questa ecografia che è unica e eccezionale, questa prova che fa così. Se poi il bambino ha un incompatibile di sangue tra la madre e il figlio, questa è quella più famosa da cui abbiamo iniziato a fare terapia fetale già 30 anni fa, facciamo la trasfusione dentro il cordone. Gli facciamo prima l'emocromo, se il bambino ha meno di 8-9 grammi, gli diamo il sangue attraverso la stessa via. E lo facciamo, ecco, vedete, in questo modo si dà il sangue nel cordone e in questo modo la sopravvivenza è passata dal 40 al 90%. Questa è una bambina che è venuta da noi 2 anni fa da Lecce per un'anemia dovuta a un parvovirus. Quando gli ho fatto il prelievo aveva 2,9 grammi di emoglobina. Non ho mai trasfuso una bambina con meno di 4 grammi, questa 2,9. E questa è perduta, però proviamo a vedere se possiamo fare qualcosa. Non vi nascondo, perdonatemi, non voglio fare sfoggio di fede o di bigottismo, di cattolicità, però io non mi vergogno di dire che quando faccio queste procedure c'ho 2 o 3 monasteri di clausura che, mentre io vado, loro lavorano. Capito? Ci siamo capiti, sì, ci siamo. Allora, che è successo? 2,9 grammi di emoglobina. Facciamo la trasfusione, pomeriggio, già il pomeriggio da 2,9 è arrivata a 2. Stava morendo. L'abbiamo portata a 10. La bambina è nata a Lecce senza ritornare da noi con 13 grammi e 2 di emoglobina. Alcune volte, quando il bambino proprio sta per morire, noi facciamo pure quello che si chiama la fetal resuscitation. Allora, una volta scherzando un amico mio, senti Pino, te manca solo di resuscitare i pazienti e poi siamo a posto. Fatto. Allora, fetal resuscitation significa rianimazione fetale, cioè fare una puntura intracardiaca al feto. Perché moriva, gli ho messo l'adrenalina. In 6 casi su 8 ce l'ha fatta, in 2 non ce l'ha fatta. Di questi 6 casi però le patologie erano così gravi che solo 2 bambini poi, dopo la nascita, sono riusciti a sopravvivere. Ma se qualche volta i bambini si muovono molto, che facciamo? Li curarizziamo. Vi dico queste cose per farvi capire che il bambino in utero è veramente un paziente a tutti gli effetti, no? Allora, questi si muovevano. Sono andato a Nola, sono venuti 2 bambini, dici sul palco, no? Così. Io sono Valentino. Ah, ho capito. E tu chi sei? Io sono Pasquale. Ah, Pasquale e Valentino. E ancora la gente che aspettava lì. E voi chi siete? Noi siamo quelle che ci hai fatto la trasfusione quando stavamo nella pancia della mamma. Ah, e perché io non ho fatti tante trasfusioni? Sì, ma noi siamo quelle che si muovevano troppo. Quando tu mettevi, noi tiravamo l'ago, che la madre, e facevano proprio così. Ah, mo vieni qua che ti do uno scappello. Poi vengono i genitori e li ho riconosciuti. Ecco, queste erano 2 bambine che si muovevano molto, toglievano l'ago, io li ho bloccati. Sono rimasti per mezz'ora, fatto la trasfusione, poi io al primo consiglio ho detto: come vai a scuola? Sono il primo della classe, Valentino. Io sono la seconda. E no, Valentino, il maschilismo non deve vincere sempre. Ho detto. Ecco qui, lui è seguito al De Ospita. Sta la gente, il Financial News. L'ultima cosa riguarda appunto l'aspetto della palliazione che vi ho detto. Cioè noi possiamo cercare di non far sentire dolore al bambino, sia quando facciamo queste procedure che passano la pelle, ma anche quando ci sono dei liquidi, perché i liquidi distendono
le sirose, la pleura, il peritoneo, sono ricchissimi di terminazioni nervose. Ora dovete sapere, guardate bene questa diapositiva, molto importante. Questa diapositiva dice che il bambino da 18 settimane fino a 27 sente dolore, ormai è acclarato, ma non sente un dolore 7x, sente un dolore 700x se qualcuno gli fa qualcosa. Per cui negli aborti tardivi non solo i bambini muoiono, ma muoiono pure sentendo molto dolore. Perché? Perché noi tutti quanti dopo 27 settimane abbiamo sviluppato la capacità di gestire il dolore come fa l'adulto, ma prima non ce l'avevamo. Allora questo ha fatto sì che questi studi hanno permesso in alcuni ospedali inglesi e americani che anche quando fanno gli aborti volontari tardivi fanno l'anestesia al feto. Questi sono tutti gli studi che hanno portato a dimostrare che il feto sente dolore. Vedete qui, se uno non tocca la pancia prima e dopo non si muove né il cortisolo né la beta endorfina né la noradrenalina, sono tutti gli ormoni del dolore. Se invece io non faccio anestesia c'è un aumento del 183% di cortisolo, delle quasi 600 di endorfine e anche molto alto della noradrenalina. Il feto sente dolore e quindi abbiamo il dovere di fare, quando attraversiamo il corpo fetale, tutto ciò che serve per non fargli sentire dolore. Prendere questi liquidi ha tre obiettivi. Già quando lo prendiamo lo possiamo studiare e capiamo come dobbiamo intervenire, come si fa con l'adulto. Poi, se quel liquido non lo togliamo, quel liquido va a comprimere il ritorno venoso e dà uno scompenso al bambino, cioè, quindi già toglierlo gli previene lo scompenso. Terzo, se lo togliamo le sirose non si distendono, non vengono tese e lui sente meno dolore. Facciamo l'analgesia, anche in casi in cui, vedete, ci sono delle cardiopatie, possiamo trattare questi bambini. Questo è quando il battito è troppo basso, qui è quando è troppo alto e qui vi sono tutti i modi per dimostrare che queste cardiopatie le possiamo anche curare attraverso la madre. Ecco, gli diamo la digitale alla madre. La digitale passa alla placenta e questi sono 5 bambini che avevano frequenze altissime, 250, 200, 240, 230, avevano già dei liquidi, stavano morendo. Abbiamo dato la digitale alla madre, è passata la placenta, il bambino si è ripreso, sono tutti e 5 vivi. E così via, tutte queste tecniche o per via trasplacentare o dirette, noi le facciamo per curare i bambini che ci hanno dato anche buoni risultati. Se c'è una malformazione per cui il bambino non può urinare da qui, noi prendiamo un po' di urina, valutiamo se questa urina, ecco qui sono gli studi che facciamo sull'urina, e poi eventualmente mettiamo un cateterino che invece di far urinare da qui passa attraverso l'addome. Poi il bambino nasce e lo operiamo dopo la nascita. Questi sono i due casi che ho messo io in un bambino che alla nascita aveva 1,6 di creatinina. L'uso degli shunt non è stato così buono in termini clinici come pensavamo. Per cui ci stiamo ritornando adesso a farli molto prima che non a 28 settimane. Quando ci sono liquidi nel torace o nella pancia, li dreniamo. E le abbiamo già pubblicate queste cose, utilizzando il liquido per sapere che cos'è, evitando lo scompenso e facendo la palliazione al feto. Qui vi sono esempi di come sono i liquidi che vengono drenati e i risultati, grazie a Dio, sono buoni, anche perché prima di pubblicare questi dati aspettiamo 5-6 anni per dire come stanno questi bambini dopo all'epoca scolare. Questa è una esperienza bellissima di cui vi dico, 5 gravidanze di donne che avevano fatto fecondazione artificiale, che avevano un bambino malformato e un bambino sano, a cui era stato proposto il feticidio selettivo. Ne ammazzi uno e gli altri te ne porti a casa. Allora, sono 10 gemelli, 5 sarebbero stati eliminati. Di quei 5, il rischio che tutte e 5 andassero avanti è del 30%, quindi almeno 2 non ce l'avrebbero fatta. Quindi su 10 gemelli se ne sarebbero portati a casa 3. Le donne hanno detto no, sono venute da noi, cosa fate? Dico, noi facciamo la palliazione fetale, non lo possiamo curare quel bambino malato, lo possiamo solo aiutare ad arrivare il più avanti possibile. Quindi non una terapia definitiva, ma una cura palliativa. Accettiamo.
hanno accettato e hanno 3 megavesciche e 2 asciti. Asciti vuol dire liquido nella pancia, grossissimo, proprio così. Abbiamo fatto la palliazione, i bambini sono arrivati a 33 settimane, invece di 3 se ne sono portati 8 bambini a casa. E quando il bambino è considerato incurabile c'è l'accompagnamento. L'hospice per il Natale è una cultura che in Italia sta iniziando, diciamolo francamente, con noi, con l'associazione, con il Gemelli che ha varato questa simbiosi fra famiglie e unità ospedaliera. L'hospice per il Natale non è un luogo, è un modo di concepire l'accompagnamento che fa parte dello step per rispondere all'aborto eugenetico. Cerchiamo di dare speranza sempre. A queste mamme gli dico, se questo bambino che è terminale, invece di avere 5 mesi, avesse 1 anno e mezzo di vita già nato e le venissero a dire che fra 6 mesi questo bambino morirà, è un bambino terminale, lei che fa? Lo uccide subito o lo accompagna? Che domande che mi fate? Io lo accompagno. E qual è la differenza fra 1 anno e mezzo e 5 mesi prima della nascita? Nessuna. Ci sono maternità eroiche di cui io vi faccio solo 3 esempi, ma che del resto vi parlerà Sabrina. Il valore della persona non equivale alla sua condizione. Una donna era venuta da noi con questo per dire: il mio bambino c'ha una uropatia grave. L'ho visto e nella mente mia ho detto: Dio mio, questo bambino sta malissimo, sembra proprio una palla, ma nella mente. E la donna mi fa: sì professore, io lo so quello che pensa, sembra che il bambino mio sia una palla. Mi aveva letto nel pensiero, dico: ma non in senso dispregiativo, ho detto io, proprio per vedere che sta male. Sì, ma io lo voglio amare fino alla fine, cosa possiamo fare? Purtroppo signora, non posso fare nulla. Un bambino con 15 bambini con un'encefalia nell'associazione a Quercia Millenaria sono stati aiutati ad accompagnare questi bambini, hanno chiesto alle loro genitori se era possibile donare gli organi, hanno detto di no, perché quando manca il tessuto cerebrale bisogna aspettare la morte cardiaca, ma per la morte cardiaca bisogna aspettare 20 minuti, per espiantare il cuore o i reni ormai dopo 20 minuti non sono più espiantabili. Potete espiantare le cornee? Sì, tutte e 15 hanno detto sì, noi ne abbiamo mancate 5 al Gemelli. Ebbene, è successo un fatto straordinario. Dopo l'ultimo espianto, parlo del 2002, dopo l'ultimo espianto 2 adulti sono venuti al Gemelli con traumi corneali gravi, dovevano fare un trapianto di cornea urgente. Non c'erano le cornee, ci sono le cornee degli anni cedenti, ma sono troppo piccole, sono dei bambini. Però non avendo nulla proviamo, se durano 2 ore avremo modo per trovare i donatori per gli adulti. Sono durati 6 mesi quelle corne. Hanno trovato 2 adulti, 2 donatori e 2 adulti hanno avuto la vita degli occhi grazie a una vita cosiddetta inutile secondo alcuni. Questo era un coma da trombosi dell'arteria basilare, questo era un coma da encefalite erpetica. Bambini che erano considerati perduti hanno mandato avanti la gravidanza e sono nati nel 2000, sono dei bambini terminali per volontà culturale, non terminali di per sé, ma per qualcuno li rendeva terminali. Sono andati avanti, sono nati nel 2000, sono i 2 Franceschi del giubileo, li chiamati. Però questo è il caso più forte, la sclerosi laterale amiotrofica della madre. Aveva una sclerosi laterale, la SLA, viene da noi, la dicono: guardi, la tua malattia galopperà, fa il padre, ma se lei abortisce la malattia guarisce. Sono 2 cose differenti. La malattia galopperà per conto suo, non c'entra niente la gravidanza. La figlia ha detto: assolutamente non voglio abortire, poi mio marito è devoto di Padre Pio, ma come faccio ad abortire? Ha detto così. E non hanno abortito, però Aki è venuta da me a piedi a 15, a 17 è venuta in carrozzina perché la paralisi stava aumentando, a 19 è venuto con una PEG nello stomaco, a 22 ha fatto la tracheostomia e ha comunicato per 10 settimane con una lavagnetta. Questo feto terminale è nato a 32 settimane, si chiama Francesco, è il terzo Francesco, i 3 Franceschi del 2000, del giubileo li chiamo io, però anche dopo un anno è morta. E qui mi fermo perché vado avanti con le diapositive per dire che il finale fa parte di una... Questa è la parte di Sabrina. Ecco, noi ovviamente tutto questo cerchiamo di renderlo anche fruibile attraverso
cultura e formazione sono i libri che abbiamo fatto insieme come Hospice Perinatale e come Quercia Millenaria. Questi sono i dati delle terapie, i due libri scritti su come curare il bambino. Questa ipotesi del Down sta nascendo adesso, ma ancora non è definita, però sappiate che oggi si fa la diagnosi di Down sul sangue della madre. Allora, quelle madri che sanno a 12 settimane che il bambino è Down, noi offriamo l'accompagnamento e la possibilità di curare il bambino dandogli degli antiossidanti, questi qua. Già in America ci sono i primi risultati. E vi sono anche prospettive di cura alcune malattie genetiche, che sono appunto quelle con le cellule staminali, di cui non vi parlo perché c'è già un modello sperimentale che ho fatto 10 anni fa e che ho pubblicato, come vedete qui, su Stem Cell. Abbiamo pubblicato ancora, ma ancora questo modello della pecora non riusciamo ad estrapolarlo nell'uomo, ma il futuro probabilmente cureremo il bambino prima della nascita, anche quando c'è la beta talassemia. Questi sono tutti i risultati, ma non ve ne parlo, che è una cosa molto particolare scientifica. Ecco, il finale è questo. C'è un futuro per l'Homo sapiens? Oggi l'Homo economicus privilegia su tutto. Venendo qui leggevo una relazione di un sacerdote che dovrà parlare ai grandi industriali lì nel Salento, e si vede nettamente come il criterio dell'economia prevale su tutte le forme possibili di rispetto della umanità. Se non recuperiamo questo modo di servizio e questa alleanza fra famiglie e scienza, fra fede e scienza, fra testimonianza e pensiero, allora potremo restituire alla scienza questa ancilla humanitatis, di umanità, perché già ormai la scienza è ancilla e serva del denaro e della guerra. L'unico modo per rispondere è con l'aritmetica del bene, dice qualcuno. Però lo dobbiamo fare con molta umiltà, dice Thomas Eliot, che l'umiltà è infinita. Vedete, se noi andiamo dal macrocosmo al microcosmo, cresce la nostra conoscenza, però cresce anche l'area della non conoscenza. La scienza mi aiuta a vedere l'uomo? Sì che mi aiuta, quando lo servo con umiltà e con fiducia. Ma se io lo servo con supponenza e con superbia, non lo vedrò. Perché i miei occhi non vedranno l'uomo, non vedranno la gloria di Dio nell'uomo vivente, ma vedranno un numero, vedranno tutta una serie di efficienze. Lo dobbiamo fare con un'altra virtù, diceva Egon di Sfalusi, la saggezza infinita della speranza. Se facciamo in questo modo, rimuoviamo la lentezza con cui facciamo nostre queste problematiche, 53 milioni di aborti ogni anno nel mondo. La mucca rappresenta le tante etiche che cerchiamo di far convivere nel nostro pensiero. L'olio, non dobbiamo scivolare a compromessi con la nostra coscienza. Umiltà, speranza, perseveranza, fiducia in Dio, ma soprattutto grande, grande rigorosità scientifica potranno far alzare questo albero, che diventa una quercia millenaria, cioè un albero che il pregiudizio culturale diventa invece un servizio alla persona e alle famiglie. Le manipolazioni della semantica non potranno mai cambiare la verità e l'evidenza della scienza e soprattutto la realtà umana dell'essere figlio. Comunque lo vediamo o sulla punta di uno spillo o col più grande cannocchiale. È nel servizio a lui che la medicina trova il sapore del suo senso. Tutto quello che ha detto Sua Eccellenza all'inizio, io lo dico alla fine. È per lui che trova significato l'obiezione di coscienza, non come esercizio di contrapposizioni ideologiche, ma come consapevolezza del valore di ogni vita umana. È lui la vera sinfonia della vita, è lui la vera grande bellezza. Siamo noi, siamo tutti noi, ognuno di noi la vera grande bellezza. Grazie. Professor Noia, grazie per questa esplosione di speranza e di scienza che è arrivata in questa sala. Il professore citava all'interno del Gemelli l'attività della Quercia Millenaria. Ecco, ci sono Sabrina e Carlo, presidente e consigliere, oltre che coniugi, presidente e consigliere della Quercia Millenaria. Raccontateci questa vostra attività nel Gemelli e in Italia.
averci qua e grazie per averci accolti. E riparto praticamente da dove il professore ha concluso, perché un po' il coronamento, un po' l'unione, lo sposalizio tra quello che sono i suoi veramente 30 anni di attività, di studi e di grande impegno professionale, nell'esercitarlo ha conosciuto tantissime famiglie. Noi siamo una di quelle tantissime famiglie. Il prossimo 14 gennaio saranno 10 anni che il sito della Quercia Millenaria è online. E tutto nasce da un'esperienza. Come dicevo, siamo una di quelle famiglie che gioiosamente portava avanti la terza gravidanza e che in modo traumatico a 21 settimane si è sentita dire mi dispiace, ma questo bambino ha dei grandissimi problemi. Chiaramente, come spesso accade, almeno questo è quello che poi riscontriamo con le altre famiglie a cui succede, sono diagnosi che stendono, perché spesse volte vengono anche date in maniera molto cruda, molto asciutta. Non si capisce se la cosa è di tale imbarazzo per l'operatore o spaventa così tanto, ma di fatto il genitore non viene sostenuto in alcun modo. E così è stato per noi, che tra l'altro avevamo insieme anche la nostra prima figlia, che aveva 5 anni e mezzo e che stava lì perché voleva sapere se aspettava un maschietto o una femminuccia, una sorellina o un fratellino. Quindi dover gestire tutto questo, il trauma di capire che qualcosa non andava, la sensazione che fosse qualcosa di ingestibile, perché la dottoressa ci ha subito rimandati ad un secondo livello, per cui l'approfondimento diagnostico. Guardi, qui vedo solo dei grossi problemi, il liquido amniotico non c'è più, questo bambino ha una vescica enorme, la sua pancia è enorme, ureteri e reni completamente dilatati, non so se c'è dell'altro perché in assenza di liquido non riesco a vedere bene. Per cui non ha neanche tentato di capire che cosa potesse avere, ma ha soltanto potuto elencare tutto quello che lei vedeva. Dopodiché, vediamo se riesco a... credo di aver messo qualcosa di questo tipo. Eccolo qua. Questa era l'ecografia. Tutto quello che vedete di nero sono i liquidi che erano dentro la pancia di nostro figlio. Purtroppo non erano fuori, per cui la sua condizione era veramente molto molto grave, perché lui non poteva bere, come il professore diceva prima, che bere aiuta a sviluppare i polmoni, a respirare alla nascita. Non poteva bere perché non ce n'era più da bere. In compenso, non potendo neanche urinare, li conservava tutti dentro di sé, creando una situazione veramente non solo di grande dolore fisico, ma disfunzionale a livello di vescica, a livello di reni. E quindi questo era il quadro. Andati nel secondo livello, l'elenco di tutto quello che nostro figlio presentava era quello che leggete lì. Quindi una dilatazione renale importante, una dilatazione agli ureteri importante, una vescica oltre misura, completa assenza di liquido amniotico, un piede torto, una raccolta di liquido in addome, una raccolta di liquido nel cuore e un idrocele, questa è la cosa più tranquilla. Cosa succede? Arriviamo in terzo livello dal professore, dopo aver sperimentato il secondo, dopo esserci sentiti dire sì, il quadro è questo, potrebbe avere un Dandy Walker, potrebbe avere una trisomia, l'ha fatta la miocentesi signora? No, non l'ho fatta, se serve la faccio, lo salviamo se la faccio? No, non serve a niente, allora non la faccio. Signora, guardi, l'unica cosa che può fare è abortire. Questo è il quadro, ve la faccio molto, molto stretta. E immaginate, usciti da lì, a parte il pianto disperato nel parcheggio perché proprio eravamo distrutti, ma passare 10 giorni completamente allo sbando, perché se da una parte avevamo in noi la certezza che quello lì era lo stesso figlio del giorno prima, per il quale sognavamo la cameretta, il nome e il suo futuro, e c'era il problema veramente di gestire il futuro, perché loro non ci avevano più dato degli step da affrontare, quindi non abortite, va bene, non possiamo fare più niente per voi, insomma, in sostanza ci hanno liquidati così, per cui non sapevamo, al di là di dover controllare il battito per capire una volta deceduto se dovevamo partorire o meno, non avevamo granché da poter fare. Passiamo 10 giorni così e qualcuno miracolosamente ci dà il numero telefonico del day hospital. Arriviamo dal professore con il nostro carico di sofferenza devastante e troviamo l'amore, l'accoglienza, e troviamo soprattutto quella scienza che vuole aiutare, che vuole salvare, senza raccontare frottole, perché la condizione del bambino era quella e il professore l'ha confermata, quindi non ha smentito quello che i colleghi avevano visto, però ha fatto delle proposte anche di terapia, proposte che noi abbiamo accettato immediatamente, anche perché è stato l'unico che ci ha parlato di poter approcciare a livello intraurinario. E quello che è stato fatto nel giro di 2 giorni, quindi molto rapidamente, è stato proprio
drenare nostro figlio, quindi togliere tutti questi liquidi, analizzarli e vedere intanto se era un bambino con un cariotipo sano oppure no, e quindi se avremmo potuto poi in seguito mettere quello shunt che il professore vi ha fatto vedere prima, perché era di quello che aveva bisogno. Quindi abbiamo fatto questi tre interventi in un unico intervento e con tre azioni importanti: la prima quella diagnostica, perché raccogliendo liquidi potevamo analizzarli e vedere come stava; quella palliativa, perché lui stava provando molto dolore con questa vescica così grande, col peritoneo così disteso; e anche quella terapeutica, perché chiaramente drenando la pressione nel parenchima renale, negli ureteri, era minore, anche la vescica stessa, che comunque poi il danno l'aveva, e anche lo scompenso cardiaco che era già iniziato, perché chiaramente il suo stress era enorme. Dopo questo, e c'è quest'altro, io faccio un passaggio di 10 anni che ve la rendo più veloce. Cosa è successo? È successo che dopo una settimana abbiamo constatato che il bambino era sano, quindi era un bambino su cui si poteva operare, per cui stavamo prendendo accordi per fare l'intervento, quello vero e proprio. Facciamo di nuovo un'ecografia e la condizione era peggio della settimana prima, quindi di nuovo liquidi, di nuovo e scompenso già molto avanzato e un idrope importante. A quel punto il professore molto correttamente ha detto: guardate, io a livello medico non posso più fare nulla, perché sarebbe accanimento e non mi sembra una bella cosa, so che volete accompagnarlo, io accompagno voi. Quindi in quei giorni ci siamo ripromessi di risentirci, di controllare il battito, di controllare i movimenti del bambino. Passano questi giorni che più o meno il professore aveva stimato a 7 e questa non chiamava, e perché? Perché ne passano 7, immaginate ogni giorno aspetta il calcetto, oddio perché non si muove, dagli una bottarella, può darsi che mo si muove, il primo calcetto c'è ancora, che sembra da scemi, perché io vabbè ho capito ma non risolvete niente, invece no, perché il rapporto che si era creato comunque era un rapporto talmente intenso, talmente di colloquio personale madre-figlio, che per me ogni momento era un dono. Lo sapevo che prima o poi l'avrei dovuto lasciare andare, però finché c'era io benedico il Signore. Mi ricordo che cantavo e poggiavo la chitarra sulla pancia, gli cantavo canzoni, e invece i giorni passavano, 7, 10, e ne sono passati 23 di giorni in cui la mamma al terzo figlio vedevo che i suoi movimenti erano molto più vigorosi, che si girava, che muoveva i piedini, insomma sentivo una vitalità che non c'era prima. Al 23° giorno ho detto vabbè, chiamiamo il professore, e lui mi dice: ma tu ancora stai così, ma io ti voglio vedere, non capisco qua e là. Siamo andati il giorno dopo e vi risparmio tutta la parte del vissuto di diciamo incomprensibile speranza che provavo, perché io ricordo che stavo in uno stato di grazia nonostante la paura, la cosa e tutto quanto, però era come se io dentro di me, nello spirito, già sapessi che era successo qualcosa. Ecco, avevo questo stato a metà e metà. E poi la parola me lo confermava e tante situazioni. Siamo arrivati al gemelli e il professore mette la sonda ecografica e la prima frase che dice, a parte la prima cosa che noi abbiamo visto praticamente, è stata che quel nero che voi vedete non c'era più. Quindi c'era tutto molto grigino, chiariscuri, diciamo al terzo figlio uno un attimino l'occhio ce l'ha fatto. No, no, no. E Carlo mi guardava e diceva: sì sì, aspetta, non di niente, perché facciamo figuracce. Però quando il professore ha detto: e che è successo qua? Dico: allora qualcosa è successo veramente. E allora lui, preso un po' dal fervore lui, presi dall'emozione noi, si rideva, si piangeva, non ci capivamo più niente. Dico: professore, ma insomma lo scompenso, mi spieghi? Dice: ferma, devo capire. Si studiava il bambino, e poi a un certo punto dice: Sabrina, dice, qui non si capisce che è successo, il liquido apneotico si è riformato, lo scompenso cardiocircolatorio non c'è più, è sparito l'idrocele, il piede torto non lo vedo, l'idropericardio non c'è. Dico: ma il liquido nella pancia non c'è. Quindi non si è capito che cosa fosse successo in quel momento, ci siamo divertiti, ci divertiamo molto negli ultimi 11 anni a tirar fuori varie ipotesi, sono tutte abbastanza plausibili, tranne però quel particolare che ti smentisce, capito? Quindi vabbè. Ma quanto avete pregato, giustamente la frase del professore, era rimasta come testimonianza che non eravamo matti, una faldina piccolissima di pochi millimetri che decidemmo di drenare immediatamente. E dopo questo piccolo intervento, io ero al settimo cielo, non capivo più niente, e il professore mi disse con una pacca sulla spalla: tu sei una quercia millenaria, cara mia. E così siamo andati avanti. Siamo andati avanti
eravamo all'epoca al settimo mese, per cui al settimo mese finalmente abbiamo saputo che era un maschio, perché vista la mancanza di liquidi non eravamo mai riusciti a capire se fosse maschio o femmina. E da lì in poi, con molta speranza, abbiamo fatto controlli praticamente settimanali, e a fine ottavo mese si è scelto di comune accordo di procedere con un cesareo per preservare diciamo la sua fragilità, lo stress toracico che aveva subito, e anche per evitare che, andando troppo oltre, visto che pesava 3,2 kg, andava benissimo così. Quindi John è nato con un danno serio alla vescica, per cui delle pareti veramente spessite, sottoposte a stress, che hanno richiesto un intervento a 10 giorni di vita, poi un riconfezionamento a 2 mesi di vita, tantissime infezioni nelle prime settimane di vita, per cui diciamo che da quando è nato, più o meno senza mai andare a casa, abbiamo fatto 7 mesi pieni d'ospedale, con 2 interventi, il blocco renale, la sepsi, insomma ci sono state diverse situazioni che molte volte l'hanno messo a rischio serio. Il danno renale c'era stato, quindi ci siamo resi conto subito con le scintigrafie che praticamente l'unico rene che funziona è il destro, con danno abbastanza serio, per cui è un'insufficienza renale di grado moderato, a cui lui tranquillamente risponde facendo la sua dieta a proteica, prendendo alcuni farmaci di protezione, l'antibiotico per proteggersi dalle infezioni, insomma una vita controllata, ma una buona vita, ringraziando Dio. È un bambino che va a scuola, che fa la sua prima media e che a livello intellettivo è perfetto. E la cosa bella che vi posso dire, al di là di quello che poi è la quercia millenaria di cui vi parlo tranquillamente, è proprio questa sensazione che noi portiamo dentro, che sia stato un disegno perfetto così. Nei momenti più brutti abbiamo avuto tantissima paura di poterlo perdere, paura di aver interpretato male la storia, magari forse non è per noi, magari è solo questo piccolo tempo, allora poi magari non ci sarà più. Poi un bel giorno abbiamo proprio smesso di supporre, di chiederci, di fare i conti, abbiamo proprio smesso, ci siamo proprio abbandonati, perché abbiamo cominciato a vedere, proprio anche grazie allo sviluppo della quercia millenaria, a quello che è nato dopo, ci siamo resi conto che c'è veramente un disegno bellissimo, c'è un progetto molto grande. E come tutte le cose bellissime e molto grandi, chiaramente c'è un humus di sofferenza anche, no? Perché le cose più belle nascono dalla sofferenza. E quindi veramente ci sentiamo nella gratitudine rispetto a come Dio ha voluto la storia. Quindi nasce a gennaio, poi a maggio il comitato scientifico, a novembre iniziamo con la rete di famiglie, l'anno dopo, a settembre, diventiamo una Ollus con noi 3 come fondatori. Questo è il lavoro che più o meno è stato fatto, mi sono fermata un po' a maggio perché non riesco ad aggiornarlo sempre, però immaginate che i numeri che vedete in giallo sono i casi ripetuti, quindi trisomia 18, 34 casi seguiti, quindi veramente abbiamo potuto relazionarci con tantissime famiglie, con tantissime situazioni, e chiaramente essendo molti bambini con patologie terminali ne abbiamo anche persi tanti, per cui negli anni abbiamo anche dovuto imparare a gestire anche la sofferenza dei genitori, a saperli accompagnare anche nel momento più duro, diciamo. La cosa meravigliosa di questo servizio è che proprio le famiglie che hanno vissuto la perdita di un figlio nel tempo si sono messe a servizio di altre famiglie, creando così un tessuto veramente di relazione, di vicinanza, di empatia, che raramente fallisce nell'aiuto, perché una coppia che sta perdendo il suo bambino non potrà mai dire alla coppia che già l'ha perso: tu non mi capisci. Per cui la cosa bella è che si sentono profondamente capiti, profondamente amati e sostenuti, quindi ne abbiamo veramente tantissime da raccontare. Quello che abbiamo visto da genitori è che la medicina fetale va tanto avanti, come diceva il professore, adesso addirittura col prelievo di sangue materno si vede se down, eccetera. Però questo grande investimento economico normalmente viene fatto per fare diagnosi allo scopo poi di, diciamo, eliminare il bambino che non è perfetto, perché tutti abbiamo paura di soffrire, tutti abbiamo paura di, diciamo, di spendere la vita dietro un figlio malato. Anche in questo le istituzioni purtroppo non ci aiutano, perché vi garantisco che mamma di un bimbo invalido civile con legge 104, la lotta è una lotta continua con le scuole, con gli insegnanti di sostegno, con le protesi sanitarie, con tutto quello che concerne la gestione di un bambino chiaramente con una salute fragile. Quindi posso ben capire, mi avessero detto 11 anni fa: guarda che tu dovrai avere a che fare con il preside, con la scuola, cioè io avrei avuto molta più paura di quella che poi ho avuto in maniera così incosciente per affrontare tutta la situazione. Quindi non è semplice. Anche non è semplice quando ci sono medici che di fronte alla patologia di tuo figlio rispondono in questa maniera: displasia spondilo costale, ma cos'è?
cos'ha mio figlio, come appare, guardi, è un anno da circo con in più la scoliosi. Questi sono medici, eh? Una ventricolomegalia importante, problema gravissimo, la testa del bambino è tutto nero, è tutta acqua, manca metà cervello. L'avete sentito il professore come parla della ventricolomegalia? Tutto sommato è una cosa molto gestibile. In queste condizioni potrebbe non arrivare alla nascita, non solo c'è arrivata, ma non ha mai avuto bisogno di un intervento, quindi una bambina sanissima. Microcefalo, che sarà di questo figlio andando avanti con la gravidanza? Ma guardi, siccome è un parassita, vivrà fin quando è nella pancia, poi appena esce morirà. Trisomia 13, un bambino terminale, ma io voglio andare avanti lo stesso, lo voglio accompagnare. Signora, ma questo non si può neanche definire un essere umano, non ha senso andare avanti. Una ernia diaframmatica che oggi viene curata nel 50% dei casi con esiti veramente buoni, di fronte a un tale casino, gli organi spostati, deve tapparsi gli occhi, orecchie, naso e fare l'unica cosa possibile, abortire. La bimba oggi sta benissimo. Il medico cristiano a volte vacilla, proprio perché non è una cosa che ha vissuto personalmente, ma è lì per rispondere all'ansia dei genitori e spesse volte fa fatica e ogni tanto qualche scivolone capita anche a lui. Su un caso di questo tipo il Papa permette. Anch'io sono cristiano, ma l'assicuro che anche Dio in questo caso permette. Il contesto familiare non ce lo possiamo curare, perché avevo mia mamma che mi supplicava di abortire, santa donna, perché era talmente allucinata dal fatto che io potessi subire una sofferenza così grande, se l'era caricata lei, ma era la mia, non era la sua, era rimasta completamente schiacciata, quindi ti prego abortisci. Un uomo a sua moglie, cosa ci facciamo con una figlia down? Non potrà andare neppure all'università, tristemente smentito dalla down che si è laureata recentemente. Questo è successo al professore, a un bimbo mancava un dito. Dottore, ma mi dica un po', lei se la comprerebbe una macchina se sapesse sin dall'inizio che non ha uno sportello? È un bene di consumo serio, un figlio. Questa addirittura è la suocera che ha offerto soldi al genero per convincere la figlia, che era un po' ritrosa, ad abortire. Poi ci troviamo di fronte a una schizofrenia di un altro tipo. Troviamo articoli di giornale, quello a sinistra, dove la gente fa praticamente il pellegrinaggio ai piedi del Leccio di Villa Borghese, che sta lì in cura con le flebo perché è malato. Poverino, che carino, chissà se soffre. Tutti si prodigano, per carità, è bellissimo, ci mancherebbe, la natura va apprezzata, va venerata anche, ma non va idolatrata, soprattutto quando poi vediamo che i neonati vengono gettati in un cassonetto, cioè è stridente il confronto. Altro problema, un ristoratore romano è stato multato e denunciato perché ha esposto all'aperto sul ghiaccio un astice vivo, quelle che è legate. È arrivato lì un politico, insomma, che era abbastanza conosciuto e ha fatto denuncia. E poi bisogna fare le interrogazioni parlamentari e vengono perseguitati i preti che in Alta Italia vogliono giustamente seppellire i corpicini dei feti che vengono abortiti anziché bruciarli nell'inceneritore. Quindi c'è questa forma di schizofrenia. Allora dico io, se tutte le risorse venissero impiegate veramente per andare avanti con la diagnosi, ma con un altro scopo, cioè quello di curare i bambini malati, sarebbe una cosa meravigliosa. Chiaramente non tutti sono curabili, abbiamo detto, ma l'accompagnamento serve a questo ed è l'esperienza della quercia millenaria. Questa è la stessa diapositiva del professore. Andiamo avanti. E questa è la risposta che abbiamo sviluppato in questi anni. Noi abbiamo iniziato nel 2005, come dicevo, e ci siamo accorti nel 2008 che in internet il nostro nome era associato al ruolo di unico perinatal hospice italiano. Vi dico che noi non sapevamo neanche cosa fosse un perinatal hospice, perché era un'esperienza tutta americana. Ho dovuto chiaramente fare molte ricerche per capire di che cosa si stesse parlando e cosa noi rappresentavamo per l'Italia visto dagli altri, e quindi abbiamo visto questo tipo di esperienza. Come dice il professore, l'hospice non è un luogo ma è una modalità di cura. Abbiamo visto che in America e poi anche in altre parti del mondo, 4 addirittura in Europa, ci sono delle associazioni che unendosi ai medici, quindi facendo testimonianza e esperienza associativa e medicina insieme, si prendevano carico di queste coppie che sceglievano di non interrompere la gravidanza ma di portare avanti un progetto d'amore fino alla sua fine naturale. E si mettevano in campo tutta una serie di abilità, per cui c'era tutta un'attenzione per questi genitori che venivano ricevuti sempre con qualcuno che li assisteva, li accompagnava, e c'era lo psicologo e c'era la famiglia testimone che stava lì a dare la sua esperienza. Poi nel momento clou, diciamo, di quella gravidanza, quindi il parto, il momento in cui drammaticamente la nascita coincideva con la morte,
succedeva che c'era lì un'equipe in sala parto che sosteneva la mamma, che stava accanto al papà, che gestiva l'ansia dei familiari fuori dalla sala parto, che in qualche modo fungeva da filtro per fare in modo che quel bambino che viveva a pochi minuti o poche ore potesse essere visto anche dai fratellini o dai nonni. C'era un fotografo che raccoglieva le immagini per poi donarle ai genitori, non per farne un folklore tutto americano come vediamo nei film, ma perché è una terapia vera per l'elaborazione del lutto genitoriale. Hanno visto che veramente c'è un'accettazione, un filtraggio mentale di quell'esperienza molto più sano, anche negli altri figli presenti. Le persone non rimangono scioccate, non rimangono traumatizzate. Gli altri figli hanno coscienza di un fratello che nella carne è venuto a visitarli e poi è tornato in cielo. Si evita di attivare tutta quella serie di derive pericolose a livello spirituale, del tipo mio figlio è diventato un angelo custode, del tipo mio figlio quell'altro parla col fratellino perché lo vede, cioè viene aiutata la coppia veramente a elaborare in una maniera molto sana. E questo abbiamo cercato di riprodurlo anche noi a questo punto, perché se loro ci vedevano così dovevamo in qualche modo essere anche noi di aiuto in questa maniera. E quindi abbiamo studiato, abbiamo messo a punto il nostro protocollo personale, abbiamo parlato con la direzione sanitaria del Gemelli, perché fino a quel momento il nostro servizio era puramente occasionale, cioè si andava lì, se il professore aveva una coppia venite. Dopodiché si è strutturato, per cui la presenza settimanale, la divisa, l'assicurazione medica, i corsi di bioetica, i corsi di genetica, operatore sanitario, eccetera, eccetera. E questo ci ha permesso di poter sconfinare anche nella sala parto, di stare accanto alla mamma tenendole la mano nel momento del taglio, e c'è un papà che accompagna l'altro papà, c'è il fotografo che fa il servizio, e c'è il momento dell'incontro con i nonni in una saletta a parte, con tutte le cure e tutta la gestione che la cosa richiede, perché anche per i medici non è facile, per l'ostetri che per la prima volta vedono sto via vai, ma questi che vogliono, perché insomma è un reparto operatorio, non è proprio semplice far entrare tante persone tutte insieme, no? Però hanno visto che è un lavoro che sappiamo fare, hanno visto che nessun genitore alla fine dà di matto, c'è molto ordine, c'è molta compostezza e molta dignità, per cui si riesce a farlo con buona volontà di tutti. Basta una stanzetta in cui la mamma possa stare con suo marito e il suo bambino, poi i nonni vengono fatti entrare due alla volta, si mettono le divise, mettono i copriscatole, tutto quello che bisogna fare per tutelare a livello igienico viene fatto, quindi c'è veramente uno sforzo solo di amore e di grande comprensione. I risultati sono meravigliosi, perché comunque noi vediamo tanta serenità. Dopo circa 20-25 giorni che il bimbo non c'è più, noi ricontattiamo nel frattempo la coppia, ma in maniera particolare entro un mese li rincontriamo, stiamo insieme magari a cena, gli consegniamo la memory box, che è appunto una scatola dove abbiamo messo dentro tutti i ricordi dei loro figli. Quindi c'è il servizio fotografico che è stato nel frattempo stampato, e c'è l'impronta delle mani e dei piedi sul calco, il certificato del battesimo, tutta quella serie di cose che i genitori in quel momento non riescono a pensare, però poi nel tempo, mannaggia, se avessi preso una ciocchina di capelli, se avessi conservato le calzine, sono cose che nel tempo loro chiedono, anche perché i fratellini pure hanno bisogno di questo. Non è capitato una bimba che dopo qualche mese dalla morte del fratellino un pochino si stava scompensando, no? Per cui la mamma la vedeva triste, piangeva, mi manca Gabriele, e poi dice mamma, io ci voglio parlare. Allora vedeva che parlava da sola e ha chiamato il nostro psicologo, ha detto guarda, sono un po' preoccupata per mia figlia, e lui gli ha detto guarda, prendi le foto del fratello, falle un piccolo album tutto suo che lei possa sfogliare, cioè che se lo tiene in camera sua e quando ha voglia vede il fratello, dice, poi parlagliene un pochino di più, parlatene, anche se poi piangete non fa niente. Lei ha fatto così, effettivamente poi la piccola è subito ritornata nei ranghi, diciamo, si è tranquillizzata, e poi svolgeva anche dei temi molto belli a scuola. Io ho avuto un fratellino che ora non c'è più, adesso è in cielo, però l'ho potuto vedere, era bellissimo, insomma molto sana come cosa, grazie a Dio. Questa è la Marianna che prima avete visto il video, ed è una delle situazioni che abbiamo affrontato. È arrivata a noi, una cosa bella è stata, perché ce la segnalò proprio la dirigente dell'ospedale di Ancona, ci telefonò, era, mi ricordo, luglio, e c'era un po' di problemi perché qualcuno era in ferie e non sapevano come gestire la rottura delle membrane di questa mamma. Dice, ma voi in questi casi cosa fate? Cioè qual è il vostro protocollo? Allora mi ricordo che parlai a questa dottoressa della terapia che il professore propone, dell'amnioinfusione, e lei mi ha detto, ma vi posso mandare questa mamma? Gli ho detto, guardi, il tempo di trovare un posto letto, e ce la trasferite in ambulanza. E in effetti entro due giorni arrivò questa donna e cominciò a fare queste terapie, e grazie a Dio poi andò tutto quanto bene.
Questa è un'altra mamma che arrivò dalla Sardegna, invece una giovane coppia con un teratoma sacrococcigeo, quindi una forma tumorale al coccige di tipo 1 che fortunatamente non è evoluta in tipo 2, 3 o 4 perché sarebbe stato molto più rognoso veramente da curare, e il 3 e 4 spesso poi sono mortali, quindi è stata quindi controllata ogni 3 settimane. Quando è stato il tempo giusto del parto si è trasferita a Roma, il marito è stato più di un mese nel nostro CAFT, nel nostro centro d'accoglienza, gratuitamente. La piccola è stata operata alla nascita, il tumore era benigno, è stato asportato completamente e ha una vita normalissima. Questo è uno dei nostri bambini, il figlio del nostro coordinatore per la Sardegna, un cuore sinistriplasico, anche loro della Sardegna venivano ogni 3 settimane a fare i controlli, ha scelto di venire a partorire al Gemelli, il bimbo è stato trasferito al Bambino Gesù per la cardiochirurgia, ha fatto i primi 2 interventi importanti al Bambino Gesù, poi per seguire il chirurgo a cui si erano veramente legati, che si è trasferito in Olanda, l'ultimo intervento l'hanno fatto in Olanda e il bambino sta veramente molto molto bene. Questa è una ventricolomegalia, una di quelle che ha avuto un reversal. Vi dico che la mamma, quando aspettava questa bimba, si immaginava un mostro con una testa terribile, perché quella era l'immagine che le era stata prospettata. Quindi la mamma ha avuto veramente serie difficoltà a continuare quella gravidanza, perché si era proprio scompensata a livello nervoso, proprio era entrata in una nevrosi. È stata aiutata anche ad andare avanti. Quando la piccola è nata, già la ventricolomegalia era rientrata al di sotto dei 10 mm, non ha mai avuto bisogno di intervento, una bambina meravigliosa. Questo è stato un caso particolare, sempre dalla Sardegna, perché era una trisomia di cui non si era mai parlato molto al Gemelli, ma neanche in altri posti, in effetti, perché è abbastanza rara. E questa mamma... è stata lei che ha dato ai medici le informazioni che sapeva, perché si era messa in contatto con delle famiglie americane che hanno formato associazione Trisomi 16 e aveva raccolto tutte le informazioni. Il professore, con tutta l'umiltà del mondo, quando l'ha conosciuta, si è seduto e le ha detto: signora, mi dica tutto quello che sa su questa patologia. La cosa bella è che si è attivato uno scambio bellissimo, perché sono stati coinvolti tutti gli altri medici, il neurochirurgo, il neonatologo, l'ecografista e poi il chirurgo pediatra. Insomma, ogni 15 giorni si riuniva il team, con tutte le ecografie si facevano gli insegnamenti, anche con gli specializzandi e tutto. Quindi questa mamma è stata seguita passo passo fino al termine della gravidanza. Poi la piccola è nata, hanno fatto tutti i controlli. La trisomia 16, come spesso avviene, aveva colpito solo la placenta, quindi al di là del basso peso alla nascita, la bambina era perfettamente sana. Questa è una bimba con una displasia corticale importante. C'è da dire che 6 mesi dopo aver aperto l'hospice al Gemelli, il Santa Chiara di Pisa l'ha aperto, l'ha voluto aprire sempre con la quercia millenaria, e lo dirige Bianca De Pascalis, che è una mamma che aiutammo nel 2007, quindi per farvi capire come poi la rete si... Ed è lei che tutti i lunedì fa diagnosi prenatali in co-consulenza con la dottoressa Battini, che dirige il reparto diagnosi. E questa è una bimba che ha subito tantissimi interventi alla testa, perché aveva delle crisi epilettiche importantissime. Grazie al cielo, dopo un certo numero di interventi, le cose si sono normalizzate e adesso sta andando avanti. Mio marito mi ricorda, è una famiglia musulmana, ma non perché vogliamo distinguere che siano famiglie musulmane. La cosa bella è stata che la quercia millenaria, quando è nata e tuttora, ha questa forte caratterizzazione spirituale. L'identità di noi fondatori è un'identità profondamente cattolica, per cui ci abbiamo tenuto a metterlo nello statuto, però sappiamo tutti e tre che l'accoglienza è ecumenica al 100%, per cui è stato bello vedere che una famiglia musulmana ci chiedeva preghiere per la sua bambina. Addirittura la Bianca, che è quella appunto di Pisa, che gestisce la cosa e che è stata la più vicina a questa famiglia ed è carismatica, dice: ma posso imporre le mani alla bimba? Sì sì, prego prego, cioè proprio tutto quello che lei voleva, purché si pregasse per sua figlia. E la cosa ancora più bella è che Bianca poi, nel periodo in cui seguiva la piccola, era anche incinta del figlio nato dopo quello che aveva perso. E questo papà, vedendo che questa donna si spendeva così tanto per loro, senza chiedere nulla, senza una retribuzione, senza nulla, a un certo punto si ferma e gli fa: mi parli di quel Cristo che vi fa fare così tanto per noi? Quindi la cosa bella è stata proprio questa, e questo ci ha insegnato veramente tanto, perché ci siamo detti: mai nessuno steccato di tipo religioso, ideologico, eccetera, deve impedirci di amare, perché l'amore è la prima cosa. E questo ce lo siamo proprio scritti nello spirito come monito, soprattutto per le mamme che vogliono abortire. Perché noi siamo lì se hanno bisogno di noi, siamo tenuti a dire loro la verità nell'amore più grande, a parlare di quello che potrebbe essere la loro sofferenza dopo,
ad ammonirle in questo senso, ma quando loro poi scelgono, noi siamo lì senza giudicare e loro ritornano, molte volte ritornano e ci dicono: io ho fatto tutto, cerco di ritirarmi su, sto cercando di riprendermi, ma devo dirvi grazie perché mi sono sentita amata. Questo è il fine che vogliamo veramente trasmettere, perché altrimenti non avrebbe senso. Questo è l'elenco che scoprì nel 2008 che vi dicevo, quindi a fronte di un elenco infinito di strutture americane c'era poi alla voce Italy la Quercia Millenaria, e poi dopo hanno aggiunto anche il contatto di Pisa, dell'Università di Pisa, con tutti i libri che sono stati scritti della Quercia, quindi è stata proprio una cosa bellissima. A onor del vero, in questo ultimo anno hanno aperto altre due strutture simili all'hospice, proprio sul modello nostro di hospice. Una struttura sta dentro il Sant'Orsola, si chiama il progetto Giacomo, mi pare, e un'altra struttura è a Villa Betania, vicino Napoli, che sono due mamme che, molto affezionate anche alla Quercia, una delle due sarà addirittura seguita in gravidanza, hanno scelto e deciso di iniziare anche loro questo percorso. Buona cosa se pensate che noi in quei due posti non c'eravamo, quindi va bene così. Però è bello vedere come proprio un'idea bella, buona, che fa bene, poi si propaga, perché il bene fa così. Vabbè, poi varie lettere di benvenuto, direttore sanitario, tesi di laurea, che hanno scelto il lavoro della Quercia per portare come tesi per laurearsi sia in ostetricia che come psicologhe, come teologhe, eccetera. E queste sono piccoli spaccati del nostro lavoro settimanale durante il lavoro in Day Hospital. E i due libri che vi ha fatto vedere anche il professore, noi abbiamo portato qualche copia del figlio terminale per chi la volesse, perché dell'altro ne abbiamo veramente pochissime, ci dobbiamo rifornire. Il bello di questo libro è che c'è un contributo scientifico del professore, che è un po' la summa di quello che avete ascoltato prima, però ci sono anche 15 storie, 15 testimonianze scritte di 15 famiglie. C'è anche la storia di Giona che apre il libro, chiaramente essendo l'iniziatore virtuale di tutto quanto, ed è veramente un libro bellissimo, un bellissimo regalo da poter fare anche a Natale. Questi sono i vari riconoscimenti che nel tempo ci sono stati dati, quindi premio Madre Teresa per le mamme d'Europa, premio Mimosa d'oro a Loreto. Questo è recentissimo di quest'anno, l'Infant Charity Award, che è la miglior associazione italiana per la cura prenatale, eccetera, eccetera. E l'ultimo di pochi giorni fa, premio internazionale Padre Pio, visto che se ne è parlato tanto di Padre Pio. Questa è la nostra sede legale in Fiano Romano, e stiamo sperando di poter avere una sede a Roma, bussando veramente a tutte le porte. Primo perché questa ha un costo, scusate se è un po' sfasato, ma non essendo il mio computer... non sono analfabeta, giuro. Questa costa un occhio della testa l'affitto, anche se siamo veramente in campagna, però c'è bisogno di avvicinarci soprattutto a Roma e al Gemelli. Tutti i vari convegni che abbiamo fatto in questi anni, il magazine che è stato curato per molti anni dalla sottoscritta e che abbiamo affidato al grande giornalista Alessandro Di Matteo, quindi se ne curerà lui da ora in poi. E questo è il libricino speciale che abbiamo creato proprio per aiutare i genitori nel tempo dell'attesa, il nostro protocollo operativo che è importante, quindi operatori in sala parto, il fotografo, il battesimo d'urgenza quando desiderato dai genitori, un accesso senza limitazioni nelle aree di degenza delle mamme e dei papà, aiuti anche nel disbrigo delle pratiche burocratiche, perché molto spesso ci troviamo anche a dover gestire questo tipo di problemi tecnici, no? Oppure che ne so, sulla sepoltura, ma posso chiedere il corpo, non posso chiederlo, fino a che settimana, eccetera. Il dono della memory box, ve ne abbiamo parlato, un percorso di sostegno post lutto in gruppi di genitori, ed è un'esperienza questa che sta funzionando molto bene in Lombardia. Una delle nostre mamme ha creato questo gruppo di sostegno che si incontra ogni 6 mesi e devo dire che è gestito in maniera egregia. Eleonora, bellissimo progetto. Il piano nascita che facciamo compilare ai genitori durante la gravidanza, cioè loro scrivono in sostanza tutto quello che desiderano vivere in quel momento. È ovvio che non gli si può garantire che avranno proprio tutto quello che vogliono, però noi ci impegniamo a fare un po' da mediatori tra i loro desideri e quello che sono le possibilità che può offrire l'ospedale. Comunque l'amore, quello non viene negato a nessuno e non costa niente. Sì. E questo è qualche ricordo, insomma, dei nostri genitori, che anche nei momenti più crudi, quelli dove si sa già che il bambino non potrà vivere a lungo, non manca mai però un sorriso, non manca mai la gioia, la speranza di essere comunque mamma. Guardate l'espressione serafica di questi genitori, la bambina è senza vita già, è nata morta, eppure loro l'hanno voluta tenere in braccio tutto il tempo che volevano, hanno fatto le foto con i fratellini grandi, hanno fatto le foto con i nonni e non le ho mai visti vacillare proprio nella fede e nella serenità. Questa è un'altra mamma che era in travaglio.
Queste sono le nostre famiglie quando poi vanno a trovare i loro piccoli al cimitero, vanno lì, cantano, portano i fiori, i giocattolini, i fratellini giocano lì tra le lapidi come se fosse una cosa assurda, però è quello che vi dimostra, no? Cioè fare la foto vicino a una tomba con i sorrisi, che vuol dire per una bambina di 4 anni e mezzo? Vuol dire che lei ha collocato l'esperienza in modo sano. Cioè mio fratello c'ha il corpicino qui sotto, però sta con gli angioletti in paradiso, chiuso il discorso, cioè per i bambini è molto più semplice che per noi. E questa è la nostra famiglia di punta qui nell'Abruzzo. E questi sono i risultati, perché poi bisogna pure vedere i risultati, perché sì, è tutto bello, ma che significato ha questo? Ha significato che l'85% di queste donne, in un periodo che varia dai 6 mesi dopo la morte del figlio a un massimo di 24 mesi, è incinta di nuovo. Ma non è la mamma che ha perso il primo figlio e quindi ne fa un altro perché deve comunque avere un figlio, è la mamma che ha perso il quinto e mette in cantiere il sesto. Per cui voglio dire, c'è veramente una riapertura alla vita, un segno proprio di speranza e di non avere paura del futuro e di quello che riserva. Non hanno sindrome depressive, non divorziano, non si scompensano. Questo è quello che noi chiamiamo il risultato. In conclusione, prevenire ciò che è possibile, informare la coppia sulla storia naturale delle malformazioni, curare in utero quando possibile o in fase neonatale, perché molte cose si possono risolvere dopo. Quando non si può curare, si può prendersi cura. Accompagnare i genitori nelle fasi terminali del bambino, perché un aborto porta conseguenze. Invece accompagnare con amore un figlio nella disabilità o fino a morte naturale porta un frutto. Qual è il frutto? 11 anni di vita di nostro figlio, 200 bambini salvati, 200 bambini che dovevano essere abortiti, più di 1000 famiglie contattate, ma 200 di questi avevano già il foglio di via per l'aborto e invece stanno bene in braccio alle mamme. Questo è il frutto dell'accoglienza, è una terapia veramente, non solo per chi si tiene il figlio, ma nei frutti che vede intorno, no? Questo aiuta anche noi come genitori a dare una dimensione di, cioè a dare proprio un senso anche a quello che viviamo ogni giorno, perché anche per noi è una lotta. Sì, noi siamo qui, vabbè, col microfono, tutti belli, carini, però abbiamo 3 figli appresso che sono usciti prima da scuola, che hanno fatto 3 ore di macchina, che stasera ne fanno altre 3. Cioè comunque c'è un investimento anche in termini di fatica, di tutto quanto, ma perché lo facciamo? Non ci paga nessuno. A gloria di Dio, un figlio non ha prezzo, 200 figli non hanno prezzo, se avessi abortito lui ne avrei abortiti 201. Questa è la cosa che ci spinge e questo è quello di cui veramente ringraziamo Dio. Adesso passo la parola a Carlo, che è il fotografo della Quercia Millenaria, oltre che il consigliere anche il fotografo, e vi racconterà lui come vive questo suo carisma, come vive questo servizio che con amore e gratuità fa. Grazie a tutti. Volevo iniziare da alcune, a parte qualche riflessione, perché alla fine hanno detto tutto loro, giustamente, perché un presidente e l'altro il vicepresidente, quindi io qui sono di troppo. E invece voglio partire proprio dall'ultima cosa che ha detto Sabrina, cioè ho sperimentato sulla mia pelle la corresponsabilità del cristiano, cioè nel senso, così come noi abbiamo deciso di dare il nostro sì, no? E questo sì nostro alla vita ha dato la possibilità di far nascere tanti bambini, così anche il sì di altre famiglie come noi che adesso seguono la Quercia hanno creato altri rami, come avete sentito ad esempio a Pisa, che c'è l'hospice di Pisa, nato e grazie alla presenza di un'altra mamma, di un'altra famiglia lì che fa lo stesso servizio che facciamo noi, e così come tante famiglie che donano la loro vita. Ecco, dobbiamo imparare forse noi cristiani a perdere un pochettino di più la vita per gli altri, no? Ma in maniera concreta, di finirla di parlare da cristiani, ma di agire da cristiani. Insomma, un po' quello che diceva pure il professore con Madre Teresa. Madre Teresa, insomma, è un esempio vivente di questo, insomma. Cioè, alla fede unire le opere, perché altrimenti, diciamo, rimane un po' aria fritta, detta proprio in termini molto, molto semplici. E anche perché non permette alle persone che non credono di dirci che siamo, ecco, dei bigotti quando ci conoscono a fondo, perché vedono con i loro occhi quello che noi facciamo. Quindi non è che ne parliamo solo, ma lo facciamo. Quindi c'è un'opera dietro, un'opera importante che
veramente c'è solo che da benedire Dio, perché io sinceramente non avrei mai immaginato 10 anni fa, prima che avessi la storia con mio figlio, che oggi stavo qui a parlare a voi di queste cose, che c'è un'associazione che è nata, che è riconosciuta a livello internazionale, che sta in molti ospedali, che ci sono molti ospedali oggi, dopo 10 anni di goccia cinese, di parlare di questo in giro per l'Italia. Quindi, come diceva Sabrina, tanta fatica da parte anche del professore, di noi, di tutte le famiglie che hanno donato la loro vita per questo progetto. Ecco, vedere molti ospedali che iniziano a chiedere la nostra presenza dentro. Attenzione, ospedali anche che praticano l'aborto dentro. Non sono tutti ospedali come i Gemelli, che bene o male, insomma, siamo stati... Il Signore, diciamo, ci ha fatto crescere in un nido un po', no? Protetto, no? Che è un'università cattolica, ospedale cattolico, c'è un professore che adeguatamente è per l'amore, per la carità, e ci ha fatto fare un po' di, proprio in maniera pedagogica, il Signore ci ha preparato, ci ha fatto la palestra, no? E poi dopo pian piano ci ha mandato a due, cioè coppia a coppia, ogni famiglia, no? A evangelizzare in altri ospedali, in altre zone d'Italia, sempre seguite da noi, ma che sta portando dei frutti incredibili. Ospedali che prima non avremmo mai immaginato neanche che ci avessero alzato mai il telefono per chiamarci, invece ci chiama e ci dice che gli piacerebbe avere questa possibilità in più, no? Di avere... Perché noi abbiamo sempre detto, come anche dice il professore, che quando si fanno le consulenze di questo genere, qui al di fuori di cattolico o non cattolico, si deve dare l'informazione a 360 gradi, cioè si deve dire tutto, non si può dire solo una parte. E qui torno un po' alla storia nostra, cioè mia e di mia moglie, che noi nel secondo incontro nell'ospedale di secondo livello non ci è stato detto che esisteva un terzo livello e che c'era una possibilità, no? Di fare degli interventi. E questo per me è una grave mancanza, perché non so cosa è meglio, se era una posizione ideologica di non dirci che c'era una possibilità diversa dall'aborto, o è una mancanza di informazioni e di conoscenza da parte di quel dottore. Non so cosa è peggio, quindi. Qual è peggio dei due, secondo me? Tutte e due. Tutte e due è dura, eh? È dura perché veramente, come dice il professore, che ci sono delle patologie che hanno la possibilità di essere curate, che sono a volte delle informazioni parziali e non vengono date totalmente, e invece un bambino non nasce proprio per quello, no? Invece nascerebbe sano. Insomma, veramente siamo stati veramente non fortunati, ma toccati dalla mano del Signore, perché probabilmente c'era questo progetto. Oggi siamo qui probabilmente per questo, e anche di dare tutta questa gloria a Dio, forse tanti anni fa, che ero molto lontano dalla Chiesa, non avrei mai avuto, io penso che non so perché sto qua, ma io ho detto solo sì, ha fatto tutto lui, noi abbiamo detto pure, anche il professore quando racconta delle sue... Come no? A Padre Pio gli hanno chiesto, padre, ma perché proprio noi siamo avuto questa fortuna di conoscerla? Padre Pio ha risposto, perché peggio di voi non ce n'era. È vero, è vero, è vero, confermo, perché peggio di noi non c'è nessuno. Niente, diciamo, ecco, abbiamo capito anche che c'era questo vuoto un po' sul panorama proprio sanitario, cioè nel senso c'era un accompagnamento, ma fatto solo da medici, solo quando giustamente andavano dal professore nel suo reparto. Noi abbiamo unito praticamente quello che è l'esperienza e la testimonianza vissuta sulla pelle, smossa dalla fede, che si mette accanto. Cioè io non mi voglio mettere né prima né davanti per fargli strada, perché la loro esperienza la debbono vivere tutta, e perché le decisioni le debbono prendere, la deve prendere la coppia, non lo dobbiamo prendere noi al posto loro. Anche perché io sono stato libero di scegliere Gesù Cristo, ecco, diciamo, parte un po' da questo. Il nostro maestro
solo uno. E io ho sempre preso da lui questa cosa, cioè lasciare liberi di scegliere, con tutto l'amore stargli accanto e cercare di, insomma, di dissuadere, no? Però lasciare sempre liberi, perché non si sentano poi giudicati. E, ecco, metterci accanto e non davanti e neanche di dietro, perché ci possano vedere, non si debbano, e se nel caso sta per cadere, mettere una mano davanti. Quindi, insomma, proprio questo senso di accompagnamento in questo senso. E, c'è un'altra cosa importante che dico sempre, Dio fa delle cose, Dio è eterno, no? E tutto quello che fa e quello che dice è eterno. Quindi anche questi bambini hanno un'importanza incredibile, sono per l'eternità anche questi bambini, quindi hanno un'importanza fondamentale qui. Ed è importante per ognuno di noi dare il nostro contributo qui, nessuno augura a nessuno di fare l'esperienza nostra di... Ma sicuramente a noi è capitato di andare in situazioni di questo genere, di fare dei convegni, e guarda caso dopo un mese, dopo due mesi, capita la sorella di un amico, di qualcuno che stava al nostro convegno, che ha ascoltato, che ha saputo che c'era questa possibilità, no? E di intervenire o comunque di fare una consulenza diversa, e sono venuti a noi con magari una possibilità in più. Magari rimane la stessa storia a livello scientifico, no? Ma alla fine cambia proprio la modalità, perché abbiamo visto tante famiglie venire a noi disperate, essere accompagnate da noi come, insomma, come accoglienza, come psicologicamente, moralmente, spiritualmente, accompagnate dal professore a livello scientifico, medico e anche umano, no? Anche perché il professore partecipa anche ai ritiri che facciamo, un po' per lo facciamo una volta l'anno per aiutare un po' queste coppie, perché durante l'anno sono più di una coppia che ci capita, quindi noi li invitiamo e sono sempre liberi di venire quando li invitiamo, e quindi sperimentare l'amore, semplicemente questo. Io il mio contributo l'ho dato in tante cose, perché viviamo della Quercia 24 ore su 24. Io non faccio un lavoro vero e proprio, sono un fotografo, ma insomma è molto altalenante. Ci dedichiamo praticamente la vita a Sabrina molto di più, 24 ore al giorno nell'opera della Quercia. Quindi la viviamo, la respiriamo e la portiamo avanti ogni giorno. Il mio contributo l'ho dato anche facendo il fotografo per queste situazioni, perché dopo che abbiamo studiato che c'è veramente un'elaborazione completamente differente del lutto, abbiamo imparato a gestire all'interno della sala operatoria le varie situazioni dei genitori, genitori, nonni, parenti che vogliono vedere il bambino, perché magari questo bambino vive 40 minuti, 30 minuti, un'ora, non si sa, cioè molti bambini non sappiamo quando nascono, siamo consapevoli. E una cosa bellissima che ho visto negli operatori, a parte chi insomma ormai come professore è trentennale la cosa, ma altri operatori, no, capo ostetriche, che ci ringraziano dopo, ci ringraziano di aver sperimentato un po' una situazione, sembra quasi paradossale, perché in una nascita dove c'è una morte ci dovrebbe essere la disperazione, mentre invece in una nascita dove c'è una morte, almeno con le famiglie che vengono accompagnate, ci sono sorrisi, ci sono persone serene, e questo sbaraglia le menti di professionisti che sono abituate, no? E ci dicono molto spesso gli avete detto che cosa succede? Lo sanno che il bambino non... Sì, sanno tutto, sono accompagnati. E quindi si rilassano anche loro, quindi lavorano anche molto meglio. Ci ringraziano per l'esperienza forte che hanno ricevuto. Questo è accaduto tutto. Ok, a posto. La telecamera che è puntata pure sulla... Perché vorrei farvi vedere solo qualche foto, però vorrei... Per una questione di privacy, non...
se è possibile anche spostarla, semplicemente che non inquadri. È staccata? Ok. Una cosa la dico, che lui giustamente è fotografo e va bene, però anche le scelte nostre degli ultimi anni sono, diciamo, hanno risposto a determinate esigenze. Lui non l'ha detto, ma sta facendo una scuola per diventare counselor, il prossimo anno si diplomerà come counselor, perché vuole proprio farlo nel modo più giusto il servizio. No, non ti preoccupare, tanto che c'è da fare? È il solo Riotto, avete ragione anche voi, li abbiamo trattenuto oltremodo, però sono veramente una carellata, proprio 3 minuti per farvi vedere, più che altro voglio far vedere i visi. Quindi vi rendete conto probabilmente un po' di più di quello che si vive all'interno del reparto. Mentre aspettiamo, potrei fare una domanda. La guercia millenaria prevede anche l'accompagnamento magari per quelle persone che vengono a conoscenza della realtà della guercia dopo aver già abortito? O comunque avete intenzione di prevedere anche questo servizio? Nel senso, una persona che magari abortito anche 2 anni fa, 3 anni fa, e comunque poi viene a conoscenza di questa realtà e vorrebbe magari parlarne. E poi la seconda domanda era riguardo al video che il professore aveva fatto vedere, cioè del prevenire, cioè del fatto che comunque si dovrebbe smettere per esempio di fumare, di bere già prima, e questo prevenire quanto prima si dovrebbe fare, cioè nel senso si dovrebbe fare praticamente sempre. Allora, la domanda del professore, risponde il professore. Allora, per quello che riguarda il percorso post-aborto, diciamo, non è una formazione che abbiamo noi, nel senso ci siamo formati per seguire la gravidanza con patologia, da statuto è quello, e chiaramente non possiamo molto distanziarci da quello, anche perché ci sono altre realtà come il Dono e altre associazioni che si occupano in maniera specifica di post-aborto. Per cui è chiaro, se viene una mamma, come è capitato in uno dei casi che vi ho fatto vedere, senza dirvi quale, che aveva in precedenza fatto un'interruzione terapeutica, diciamo, e poi è di nuovo incinta e si trova dinanzi a un problema malformativo, ma stavolta dice non ci vado ad abortire perché lo so quello che ho passato e qualunque cosa accada me lo tengo, è chiaro che la presa in carico di questa mamma avrà ancora più cura rispetto a una mamma che per la prima volta ci passa, perché questa mamma si porta un carico ancora più grande. Quindi le forze che mettiamo in campo sicuramente saranno modulate anche per le esigenze di questa mamma, però non è proprio la nostra specifica. Invece alla risposta della prevenzione delle patologie, prof? Sì. Riguardo alla prevenzione, beh, direi che il concetto preventivo vale per tutte le coppie. Pensate che in Italia c'è solo il 15% che fa consulenze preconcezionali, e in America è il 70%. Sta cercando F7. Quindi in Italia non c'è questa cultura della prevenzione. Se il 15% diventa 30-40%, penso che usando l'acido folico, tutte le problematiche in caso di epilessia, i protocolli vaccinali, i gruppi sanguigni, tutto questo si può sapere prima, riduciamo del 70% il rischio di avere bambini con malformazioni. La sindrome effetto alcolica si può fare una cultura per la popolazione. Purtroppo è un grosso problema, è molto, molto sottoconosciuto. Per esempio, in gravidanza superalcolici dovrebbero essere proibiti. E il vino si può bere, ma non più di mezzo bicchiere a pasto, e non tutti i giorni, per far capire, perché sulla sindrome effetto alcolica ci sono dei problemi che riguardano la crescita,
soprattutto il livello neurocognitivo viene molto impattato. Vedete, tutte queste informazioni, se la popolazione capisce la responsabilità prima di sposarsi, di andare a fare questa visita, ha una marea di informazioni. Più responsabile, informazione, conoscenza, consapevolezza, sapere, sapere. Un bagno di speranza e veramente di luce, come si diceva prima. Luigi Cuonzo, le conclusioni di questo incontro. Ma brevemente, mentre il mi viene da chiamare Giuseppe, professor Nori, con grande Pino. Belle. No, questa già l'avevo sentita, però, già l'avevo sentita. No, bellissimo, saluto Don Emilio della sua presenza, anche per l'amicizia. E stavo dicendo, mentre lo intervistavano, lui ha detto, questa è la medicina, tra le altre cose, ha detto questa è la medicina dell'accoglienza. E poi gli ho detto, questa sera questo convegno conferma che la scelta che ha fatto la Caritas diocesana della nostra arcidiocesi Lanciano-Ortona conferma che è una via giusta quello che stiamo percorrendo, non perché lo dico io, ma perché ci pone davanti a delle riflessioni, giorni dell'osio, un momento di riflessione. E quindi lo ringrazio, ringrazio la coppia, ringrazio Alessandro, voglio ringraziare per questo primo, diciamo, periodo di percorso socioculturale. Ci rivediamo, se vedete nella brochure, ci rivediamo mercoledì 3 febbraio con la Carità e Giustizia o la Giustizia e Carità, e voglio ringraziare delle persone che veramente sono state vicine a questo percorso: l'ingegnere del suono Angelo Venditti, che non solo per la sua competenza ma anche per la sua generosità, Alessandro Di Biase alle riprese, e per tante altre persone veramente che hanno aiutato, contribuito affinché tutto questo potesse nascere. Un ringraziamento alla Quercia Millenaria. Poi voglio dire che questo progetto è anche condiviso con la nostra associazione, l'associazione IOSEF, l'associazione socioculturale. Questa sera manca la presidente, io sono vicepresidente, quindi faccio le veci della presidente, quindi saluto a nome anche della nostra associazione. Buon Natale a tutti, perché sicuramente ci si avvicina a Natale. Grazie per la vostra presenza, grazie per tutto quello che siete. Un grazie anche, perché professor Noia è in coppia qui, un grazie anche alla presenza di Anna Luisa, che è in sala, la moglie del professor Noia. Sì, grazie.